Benvenuti o bentornati da Videodrom in via Magenta 85 a Livorno. Sono sempre io, Federico Frusciante, per chi mi conoscesse già o per chi non mi conoscesse. Questo è il mio canale, questo è l'appuntamento delle monografie mensili. Questo mese ho deciso di monografare uno dei registi che preferisco di tutti i tempi. Ci sono cresciuto da ragazzino, è un regista nipponico che ha avuto molto fortuna, diciamo così, in Giappone dagli anni 90 in poi, che da noi è abbastanza sconosciuto nonostante alcuni suoi film siano super cult. Nato nel 1960 a Tokyo, parlo di Shinji Tsukamoto, regista gigantesco, secondo me, di quelli assolutamente da riscoprire in tutte le sue opere, perché avesse fatto mezzo film brutto. E Tsukamoto si diploma in arte alla Nihon University, poi decide di fare del teatro e tira su una sua compagnia, ovvero il Teatro dei Mostri Marini, chiamato così Kaiju, appunto. Dopo vari spettacoli e alcuni cortometraggi, il nostro esordisce al cinema con un mediometraggio, e questo è il film primo di cui andremo a parlare. Quindi Tsukamoto, fissato con l'arte, fissato con Cronenberg, fissato con la musica industriale, con il post-punk, il punk, insomma, ha suonato pure, un artista a tutto tondo e che è famoso nel mondo proprio perché praticamente fa tutto lui nei suoi film. Quindi partiamo subito con questa monografia del grandissimo Tsukamoto, con il suo primo film, che poi in realtà è quasi un mediometraggio. Partiamo al volo. Quindi, dicevo, l'esordio al cinema dopo vari cortometraggi fu un esordio super indipendente, ma che ebbe molto successo, diciamo così, nell'underground, e che quindi fu proiettato nel cinema, anche questo con buon successo, che porterà appunto il nostro, dopo 3-4 anni, a girare il suo primo capolavoro. Il film di cui vi sto parlando, questo, è Le avventure del ragazzo del palo elettrico, del 1987, un mediometraggio, un 45 minuti 50 di film, dove però tutta la follia tsukamotiana, diciamo, in un certo senso, viene già fuori. La storia è questa: un ragazzo viene bullizzato a scuola perché ha un piccolo difetto di corporale, genetico, che è già qui si capisce da che piano si casca, cioè gli cresce un palo elettrico della luce sulla schiena. Questo è il suo problema, il suo difetto, è nato così, col palo elettrico sulla schiena. Viene quindi marzagrato da questi bulli e tutto il resto. Invece sto palo elettrico ha la possibilità, insomma, di trasportarlo in un futuro dove il mondo verrà distrutto, e lui invece potrà cambiare le sorti del mondo grazie al suo palo elettrico e alla sua potenza, che lì lo fa diventare in realtà eroe. Ora, il film, a differenza di quello che poi diventerà sempre più Tsukamoto, cioè un grandissimo e gigantesco osservatore della società giapponese, del sesso, dell'uomo, dell'amicizia, della morte, della vita, e qui in realtà fa una cosa molto più fumettosa a livello di trama, ci si diverte, è molto schizzata, sì, però ha poco di sociale, se non appunto nel bullismo, comunque raccontato a livello enormi, perché in Giappone il bullismo è una delle cose più sentite, come in tutto il mondo. I suicidi tratta anche questo, e tratta anche il modo, insomma, di viaggiare con la mente in un altro mondo per sentirsi meno isolati. Però qui il grottesco e il surreale vanno su un livello di piano quasi fumettoso, ecco, sì, niente da dire. Nonostante ci siano all'interno del film molte delle cose che narrativamente porteranno Tsukamoto ad essere lo Tsukamoto che tutti conosciamo, quindi, come dicevo, ci sono già alcune tecniche regista che il nostro porterà all'estremo: la macchina a mano utilizzata in maniera enorme, i carrelli, la steadicam, quei movimenti velocissimi con la gente sembra voli, tutti questi sistemi, il montaggio, un certo tipo di fusione della macchina e metallo nel corpo, questi già esistono nel film, però il tutto viene portato via molto velocemente, da un ritmo molto più spedito di molti film di Tsukamoto. E Tsukamoto si diverte, si nota che si diverte, e fa un film che è diventato subito caltissimo, proprio perché il nostro Tsukamoto, non va detto che lo produce, lo monta, lo fotografa, lo dirige, lo interpreta, cioè fa tutto praticamente lui, tranne le musiche, che sono di Nobu Kanooka. Fa le scenografie, Tsukamoto fa i costumi, fa gli effetti speciali, un suo film piano di 45 minuti dove mostra tutto il suo talento, che poi verrà a venire. È uno di quei classici film che è inutile parlarne più di tanto, va visto, è folle, è un classico film difettoso, chiaramente un'opera giovanile di tre quarti d'ora, che però ha all'interno, come ho detto, tante di quelle schegge di idee che poi verranno piano piano alcune riutilizzate, tutte in realtà, ma alcune riutilizzate non per forza nello stesso film, ma anche in diversi film, e quindi un certo tipo di montaggio verrà usato in un altro film, un certo tipo di montaggio in un altro. Diciamo che Tsukamoto sembra quasi, attraverso una storia così semplice, eppure, come ho detto, non così stupida, portarci attraverso una condizione nella quale ci mostri già quello che sa
fare a livello tecnico e che dovrà diventare però molto più narrativo. Ecco, diciamo che se in questo film ci sono molti movimenti di macchina particolari, macchina a mano, inseguimento e tutto, però non è molto narrativo, sembra più per spettacolarizzare il minimo che ci sai, quindi sembra quasi un allenamento, ecco, se vogliamo. Nonostante io lo adori questo film, ce lo abbia dalla radio video, mi ci ha sfondato mille volte, però trovo che sia il perfetto film di inizio per capire dove poi il nostro Tsukamoto andrà, perché da questo film si capisce che utilizzerà poi moltissimo gli effetti speciali analogici, il digitale praticamente lo schifa quasi tutto, si capisce che parlerà sempre di un doppio, il doppio è una cosa che gli interesserà molto, si capisce che parlerà del sesso attraverso la macchina, il sesso visto anche come liberazione o come diciamo maledizione, si capisce già tutto questo con questo ragazzo che gli cresce il palo elettrico che diventerà un lancio. C'è proprio il palo elettrico, con la luce, il coso, tutto. E quindi nella diciamo follia già surreale di prendere sul serio un soggetto di un ragazzo che gli cresce un palo elettrico sulla schiena e che va nel futuro e diventa il salvatore del mondo, in tutto questo noi oltretutto riusciamo a credere anche a quello che ci racconta Tsukamoto. Quindi è un film che funziona, è un film fantastico, per me pieno zeppo di difetti, ma pieno zeppo, come ho detto, di idee che il nostro strutturerà in maniera molto più complessa e molto più intelligente nelle sue opere successive. Ma già qui dava l'idea appunto di poter essere uno dei migliori registi a livello tecnico e di idee che potessero venire fuori dall'Oriente. Poi i film successivi lo hanno confermato secondo il sottoscritto e ne andremo a parlare. Quindi queste avventure del ragazzo del pallo elettrico del 1987 è secondo me l'avvento di un nuovo regista che attraverso una trasformazione diventerà il presente regista che inventerà lo splatterpunk nipponico, il cyberpunk nipponico nascerà da lui e inventerà un nuovo stile proprio. C'è un post Tsukamoto dopo il prossimo film, non c'è niente da dire. Per ora questo palo elettrico comunque già a me aveva divertito, lo vidi chiaramente raghezzi come al solito su Rai 3 e poi mi sono fatto il mio bel DVD e fortunatamente mi andai a vedere una bella retrospettiva come usava nei primi 2000 su Tsukamoto e mi vidi un 6-7 film al cinema e rimasi veramente estasiato. Uno di questi è il ragazzo del pallo elettrico che incredibilmente, nonostante il formato 4 terzi che il nostro comunque riutilizzerà in molti altri film, rendeva di brutto e quindi si capiva già che Tsukamoto comunque girava per la sala e girava per il cinema vera arte, grandissimo artista. Parliamo poi del prossimo film, intanto il link è qui sotto del ragazzo del pallo elettrico, sempre che esista ancora, quindi iscrivetevi, mi piace, fate il cazzo che vi pare, ma Tsukamoto per favore, lo dirò alla fine di ogni piccola parte di ogni video di ogni film, Tsukamoto per favore è come il maiale, se butta via nulla, se vi capita qualcosa compratelo al volo, che tanto non cascherete mai male anche con questo ragazzo del palo elettrico, che è secondo me un piccolo colpo di genio in mezzo a un casino enorme. Il secondo film del grandissimo Tsukamoto del 1989, e qui si inizia a fare veramente sul serio, ed uno dei capolavori del cinema degli anni 80, del cinema tutto, secondo me una genialata di quelle che se ne vedono sempre meno, proprio un film ossessivo e terribile, girato con un bianco e nero meraviglioso, metallico non a caso e argenteo. È un film cupissimo, un film devastante, questo Tetsuo appunto di Iron Man del 1989, sempre prodotto, interpretato, montato, fotografia, costumi, scenografie, effetti speciali, tutto quello che gira intorno sempre di Shinji Tsukamoto, tranne le musiche stavolta di Chu Isuwaka e i costumi di Kei Fujiwara. La storia è questa: c'è un autolesionista che ama aprirsi il corpo e infilarsi parti metalliche all'interno dello stesso. Un giorno se ne apre, se ne infila una troppo, scappa perché vede che le sta rigettando sangue, tutto questo, e viene arrotato da macchina, buttato sotto da un'automobile. Questi due vedono che questo via è ancora agonizzante, per far finta, perché vedono che è ancora sveglio, che questo, fanno finta di essere una coppietta che è lì in giro che tromba praticamente. Quando arrivano a casa tutto sembra essere finito, nonostante le tensioni tra i due, gli sguardi sembrano parlare molto di più delle parole, che in questo film sono pochissime, va detto, è un film praticamente quasi muto. Il nostro però arrotatore, diciamo il nostro autista assassino, si va a tagliare la barba una mattina e vede che gli esce una specie di cavettino dalla faccia. Da tutto questo lentamente il nostro uomo si trasformerà sempre più in un uomo macchina che avrà degli incubi spaventosi, dove per esempio vedrà la sua donna che con un fallo gigante a forma di ferro che lo penetra analmente per 20 minuti, e lì è ganza perché la scena si capisce che lui gli piace, non gli piace, quindi è un film molto particolare. Poi si risveglia da tutto questo e praticamente durante la trasformazione butta fuori la sua donna, si trasforma in metallo, diviene un cazzo di metallo, sì, con la quale trapana lei. Tutto questo è Tetsuo, ok? Ora, cercare di trovare un senso logico, narrativo, non è così difficile né così facile. Nel senso, per molti è molto facile
faccia e dice non ce l'ha, non è vero. Allora, è un film che è cronenberghiano nell'anima, body horror puro, solo che è un film che non è solo per quello che racconta, ma è come lo racconta. Prima di tutto racconta la mancanza proprio di umanità di un popolo come quello giapponese, che si nasconde dietro 6.000 modi, no? di freddezza e di educazione, per poi in realtà nascondere ben peggio: cattiveria, crudeltà, razzismo e altro. E poi questo film è un film incredibile, prima di tutto perché ci mette un'altra volta in mostra come il giapponese medio si è rinchiuso in questa casa, e questa casa diventa un microcosmo, e il film è strettissimo, per praticamente metà film siamo dentro queste due stanze che ci stringono con quella fotografia enorme, questo che diventa sempre più mostruoso, che diventa sempre più robotico, con questa donna che all'inizio sembra quasi gradirne. È una cosa veramente particolare, il sesso qui comunque è la fase che fa spingere tutto il film, se non notiamo, verso la trasformazione, cosa che poi cambierà negli altri Tetsuo, ma qui è il sesso il momento, perché se noi vediamo l'occhio e il senso di colpa di quest'uomo che fa finta di trombare con lei per non essere incolpato sul momento, capiamo che la trasformazione parte di lì, e non è casomai, stranamente, non è legata alle trasformazioni che fa questo feticista col suo corpo già col ferro all'interno, come se una specie di maledizione si fosse trasformata dall'altra parte, in un certo senso. Però tutte cose che Tsukamoto non tende a spiegare. Tsukamoto ti sta descrivendo la società giapponese avantissima, piena di tecnologia, tecnologia che ti mangia, però tecnologia che ti trasforma, tecnologia che ti deumanizza, tecnologia che alla fine, unendo tutta questa tecnologia, non potrà che distruggere il mondo. Un film pessimista fino alla morte. È un film di una bellezza epocale. Allora, la regia è geniale, i movimenti di macchina, il montaggio, i carrelli in avanti, l'uso della steadicam, ma la macchina a mano, sono giganteschi. I tagli che vengono dati, i movimenti con i tagli sono mai visti. Qui si inventa un altro tipo di cinema. Tsukamoto, attraverso un cinema irrealista, diventa forse il cinema più classico giapponese che si sia mai visto, perché io ci trovo Ozu dentro, ci trovo Kurosawa, ci trovo di tutto nelle sue inquadrature, eppure sono smembrate dalla voglia di un certo tipo di cinema horror, appunto giapponese degli anni 40-50, quanto è di molto cinema americano e europeo, che era fatto proprio del corpo. Quindi ci noti voglie fulciane, ci noti tantissimo cinema francese, e soprattutto, ripeto, il body horror alla Cronenberg. Cronenberg è il regista probabilmente preferito da Tsukamoto, mi pare lo abbia dichiarato, e si vede anche in Tetsuo, come Lynch si vede in Tetsuo. Ma Tetsuo, a differenza di Cronenberg, che comunque cerca con il colore, con i personaggi, di dare un certo tipo di speranza, qui la speranza è finita, qui siamo al nihilismo puro, il mondo va distrutto perché ci sta già distruggendo lui attraverso un uso eccessivo e veramente costante di una tecnologia che ci sta mangiando dentro. E questo lo diceva 32 anni fa al nostro. Pensa te cosa può pensare Tsukamoto ora della tecnologia. E quindi è un film che in un certo senso non è antitecnologia, ma è contro l'idea mentale dell'uomo che la utilizza sempre senza sapere probabilmente che cosa succederà a utilizzarla in un determinato modo, che la utilizza per fare cose che non vanno fatte con quella cosa. È appunto l'allegoria del pene gigante, il senso proprio dell'uomo e della sua violenza. La donna, in un certo senso, è un'altra volta una vittima sacrificale, un personaggio fortissimo, seppur ambiguissimo, perché lei proprio non gliene frega un cazzo di quello che hanno arrotato e buttato di sotto il senso di colpa, qui è maschile. Ma poi il tutto viene ribaltato da delle situazioni che sono geniali, cioè tutti quei piano sequenza sparati a 2000, che potrebbero durare 20 minuti, ti fanno tutta Tokyo a una velocità della luce, con lui che lanciato coi razzi sa sotto i piedi, si fa tutte le strade di Tokyo a 2000 all'ora, fa este è impazzo, con dei movimenti circolari incredibili, velocizzazioni, ralenti, effetti speciali, tutti fatti a mano da Tsukamoto, sono enormi. È un film che attraverso questo smembramento del corpo, attraverso questo cambiamento robotico, attraverso questa fusione finale, in realtà è la critica al mondo moderno che ti distrugge, ti mangia, ti vomita, e nel quale anche il sesso è pericolo, perché è appena venuto l'AIDS, tutto ormai poi in una società come ripeto così avanti a livello tecnologico, ma così arretrata come era specialmente negli anni 80 quella giapponese, la critica di Tsukamoto non può essere che ancora più forte. Ripeto, è un capolavoro visivo. Io un film sì, l'avevo mai visto, cioè io quando l'ho visto, anche questo grazie a Ghezzi, sono rimasto basito, e quando l'ho visto al cinema mi ha impressionato, perché ripeto, anche questo è girato nel suo formato Panescan Letterbox, non è girato assolutamente in 16 giorni, è un film da 65 minuti, anche questo in 65 minuti Tsukamoto ribalta il cinema.
ora in poi si dovrà fare i conti. In Giappone, dopo questo film di Tsukamoto, da Machine Girl a Meat Grinder, cioè ormai il cyberpunk e lo splatterpunk è stato lanciato, che ne hanno fatti 45 l'anno, da basso budget a altissimo budget. C'è nato da Kitamura altri mille, di Amiche, sono tutti registi che dicono di essersi ispirati tutti a Tsukamoto, grandissimo, che tra l'altro è un grandissimo attore che lavorerà in tantissimi film di questi di Miche Sono, come Yakuza Apocalypse e altri, proprio perché è uno di quelli che è stato l'ispiratore per tantissimo neo cinema giapponese. E questo Tetsuo, basta guardarlo per capire perché, ragazzi, è interpretato da Dio, tre attori in una stanza, due effetti speciali, e ti mette un'ansia, una paura, una suggestione post-industriale, che la musica industriale, tra l'altro, con quel rumore metallico, che è costante, e ci sentirei bene. Infatti, qualcosa di Struzzendo Nobaut, The Modern Dance di Pereubu, è un film che fa di quattro dialoghi la vita, è un film meraviglioso, montaggio, ho detto, innovativo al 100%, riesce a utilizzare una specie di quel montaggio decostruttivo alla Godard di Fino all'ultimo respiro, insieme a un certo tipo di montaggio addirittura leoniano per l'epicità che dà, e in più si notano naturalmente tutte le influenze del nuovo horror anni 80, Sam Raimi, Peter Jackson e tutti quelli che hanno comunque cercato di costruire anche questo stile anarchico, che qui in Giappone è esploso in maniera enorme con questo Tetsuo, ripeto, capolavoro immane. Il nostro qui non dà alcuna spiegazione dei cambiamenti, nulla, lo spettatore si deve dare tutto quello che si vuole dare da solo, perché Tsukamoto ti dà tutto quello che lui ti vuole dare. Con un film di 60 minuti e poco più descrive il mondo giapponese, descrive le sue idiosincrasie, descrive il machismo, il femminicidio come una cosa terrificante, e descrive anche un mondo che forse si meriterebbe esclusivamente di essere distrutto. Quindi cosa vi posso dire di più di un film così? È un film nichilista ma speranzoso, è un film socialista ma che non ci crede più, è un film non contro la tecnologia assolutamente, ma verso il controllo della stessa. Ecco, e che deve essere data dall'autocontrollo umano. Se non abbiamo prima un autocontrollo come persone umane, secondo Tsukamoto non gestiremo mai un certo tipo di tecnologia che ci trasformerà in mostri assassini. Questo è il mio pensiero del grandissimo Tetsuo, film gigantesco, The Iron Man, il link è qui sotto. Questo è un acquisto obbligato, uno dei film più belli della storia del cinema. C'è Tetsuo e poi c'è tutto il resto. Secondo me qui siamo di fronte a un autore, ma di quelli che dovrebbero stare su tutti i piedistalli del mondo, invece si parla sempre dei soliti 4 stronzi, dei soliti 5 serie TV di merda, e ci si dimentica di un uomo che ha fatto 18 film e di quali 10 sono perlomeno capolavori. Quindi se Il ragazzo del palo elettrico non lo era perché era ancora una prova e tutto il resto, 3 anni dopo siamo pronti, Tetsuo, primo film veramente, diciamo, distribuito, primo film con un filo di produzione un po' più alta, che è costato pochissimo, tutto, ripeto, ha fatto tutto Tsukamoto, fotografia, montaggio e scenografie, tutto praticamente tranne quelle due cose che ho detto, e riesce a dimostrare di essere un uomo di cinema di quelli che non esistono più. Questo fa tutto da solo, il modello punk e post-punk, decide di essere indipendente al 100% e ci regala una delle più grandi opere filmiche di tutti i tempi. Questo è, per me, Tetsuo. È veramente acquisto obbligato per chiunque voglia prima di tutto capire come si sviluppa il cinema non solo giapponese, ma per chiunque davvero voglia capire anche come si fanno film indipendenti con 2 lire, e soprattutto voglia capire che cos'è davvero la settima arte. E quando lo guarderà in televisione, come vi capirà a tutti voi, vi verrà una stravoglia di andare a vedere su grande schermo che non finirà mai. Io oltretutto l'ho visto anche risonorizzato 2 volte fino al Covid, e ne ho goduto ancora di più, perché quando questi film, come ho detto all'inizio, li vedi sonorizzati da altri, che non è la musica a cui sei abituato, e dal vivo diventa uno spettacolo ancora più unico. Quello spero che vi capiterà. Intanto accattatevi il film, perché sta in casa senza Tetsuo è veramente, veramente volessi male, e non vole bene nemmeno la propria mamma. Dopo l'ottimo successo in underground, perché un film costato delirio come Tetsuo è stato venduto ed è diventato cult in tutto il mondo, il nostro Tsukamoto decide di trovare una casa di produzione diversa che gli produca magari 3-4 film. Per fare questo decide di girare un film su commissione, appunto, che si chiama Iruko the Goblin del 1991. Comunque su commissione sì, ma scrive, produce, dirige, fa tutto sempre il nostro Tsukamoto, sia chiaro. Tranne la fotografia, che questa volta è di Mishimoto, e le musiche, come al solito, non sue, e stavolta di Teshuhiro Umagaki. Il film è un classico quasi post-casa, in questo senso è molto semremiano, perché è un classico film che il nostro ha fatto appunto perché la casa di produzione Shōkyū
appunto, gli aveva promesso che se faceva questo film in questo modo più commerciale avrebbe detto carta libera per le altre sue opere, cosa che ha fatto tra l'altro casa di produzione. Quindi il nostro decide di girare questo film, che è una commedia horror in un certo senso, seppur inquietantissima in alcuni punti, ma ha fatto una paura cane quando la vidi. Alla Yuko de Goblin narra la storia di un professore di archeologia che praticamente con mi pare sua figlia va in un sotterraneo di una scuola e si rende conto che c'è un demone, lo risveglia per caso, e questo demone a forma di testa con le di ragno praticamente decapita e ammazza mezza scuola. Si salvano solo due, ovvero il figlio del professor Iove, quello che aveva risvegliato il demone, più l'archeologo Eida, che era venuto sul posto apposta per incontrare il padre di questo ragazzo, che sono gli unici due sopravvissuti e che faranno in modo appunto di cercare di sconfiggere questo demone. Il problema è che il figlio di questo qui a ogni morto che gli viene gli appare praticamente sulla schiena, come se fosse diciamo quasi una specie di altare, la testa di ogni morto che viene tagliato, e di lì poi tutto quello che succederà in questa storia. Allora bisogna dire che questo è chiaramente un film minore di Tsukamoto, sarebbe inutile negarlo, ma non tanto perché non riesce a gestire il film è gestito benissimo, ci sono i movimenti di macchina a terra modello la casa che sono geniali, ci sono alcune, lo splatter è a fiumi, sono la testa della ragazza a forma di ragno, terrificante, terribile, cioè io mi sono sentito male, fa veramente paura. È un classico film abbastanza bipolare, nel senso che dopo un capolavoro come Tetsuo uno si aspetta un altro Tetsuo, e Tetsuo non è davvero, però questo film ha delle schegge impazzite assolute, prima di tutto ha una comicità molto particolare, molto poco all'americana, e che quindi riesce a destabilizzare un po' noi come spettatori, e la dicotomia tra bene e male oltretutto non è poi così ben divisa, e i personaggi sono simpatici e recitati alla stragrande. Se in Tetsuo per esempio Tsukamoto faceva diciamo il feticista del metallo, è così, si era ritagliato questa parte nell'altro film, perché ricordiamoci che Tsukamoto praticamente in tutti i suoi film quasi fa o il protagonista o uno dei protagonisti, proprio per risparmiare, proprio perché gli piace recitare. In questo Yuko de Goblin i soldi sono di più, lo vedono tutti, ci sono più location e tutto questo pare, e rimane una grandissima tecnica che anzi probabilmente il nostro affina, perché ha più soldi, ha più possibilità, più macchine da presa. Si perde chiaramente con lo spirito anarchico di Tetsuo, Tetsuo è un film talmente unico che ti si sbatte in faccia meno nulla. Questo Yuko de Goblin è un classico film dell'orrore ben fatto, ecco, visto adesso dopo 30 anni ci sembra normale, però in effetti 30 anni fa quando si guardò per la prima volta comunque aveva le sue schegge di follia, ripeto, perché era un film che voleva fare e lo fa il verso a Peter Jackson, a Sam Raimi, all'horror diciamo più a Brian Yuzna, a Gordon, a quel tipo di horror, e ce la fa, riesce ad andare verso quel tipo di cinema horror indipendente americano, però ancora mantenendo la forza e la grazia di un certo tipo di cinema fantasy horrorifico giapponese, e questo rende praticamente interessantissima questa fusione di stile, di regia molto quasi alla casa, molto all'americana, con questi tagli di fotografia quasi europei, gotici, e all'interno una storia però che seppur semplice in realtà è narrata in maniera molto 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 orientale, a partire sin dal suo demone meraviglioso, ma qui lui ha voluto citare di tutti, si legge che cita la cosa, vuole citare Cronenberg un'altra volta a palla, Brod, la setta fa malefica, qui c'è di tutto all'interno di questo film, tutto l'amore di Tsukamoto si vede in questo film, che seppur non essendo grandioso come Tetsuo, seppur non essendo un body horror, anche se non del tutto, perché ripeto, la mutazione del corpo, che sia una testa mozzata o sulla schiena, sempre esisterà, e chiaramente viene smorzato il sesso, perché qui non serve, si alza forse la dose di sangue, ma si alza la dose di ironia, e quindi il film in un certo senso è più una commedia nera con tratti orrorifici terribili, ma è più una commedia fantasy, ecco, se vogliamo, in un certo senso, però che insomma è piena, vi avverto, di litrate di sangue, e ci sono almeno 3-4 scene che a me hanno spaventato da morire. Quindi questo Yuko de Goblin, cosa vi posso dire di più? È il classico film di passaggio, i film successivi di sicuro avranno un'attuazione diversa e un sistema diverso di pensiero del nostro Tsukamoto, che comunque non ha mai rinnegato questo film, e anche giustamente è un'opera che fosse uscito oggi un horror così in Italia, in America, grideremmo al miracolo per messa in scena, recitazione, storia completamente assurda. Adesso invece film così non li fanno più quasi manco in Giappone, perché ormai ci stiamo globalizzando intorno alle puttanate mondiali, ma insomma Tsukamoto è uno che continua a fare i suoi film, e questo Yuko de Goblin, vi ripeto, è uno dei film più facili, uno dei film più semplici, dalla lettura più classica, ci sono questi qui che devono scappare dai mostri e fine che hanno ritirato
tirato su da un coso, sembra un cartone di Gonagaia alla fine, no? Però sembra un Devilman volendo. Però ripeto, la commedia è una cosa che non fa quasi mai parte di Tsukamoto. L'ironia tra il ragazzo e il pallo elettrico non è che poi nei suoi film ci si faccia grandi risate. In questo film invece non si prende sul serio, e forse è questa la forza del grande film. Non prendendosi sul serio lui, Tsukamoto ci fa prendere sul serio invece a noi quello che vediamo, e il film quindi funziona alla stragrande. Ripeto, il link di Ruko the Goblin è qui sotto, film su commissione, per fare poi altre opere che saranno sicuramente più interessanti, ma come suol dirsi e come ho detto prima, anzi, butta via nulla di Tsukamoto e questo Ruko the Goblin. Anzi, se qualcuno mi chiedesse da dove posso partire, forse partirà qui, è la cosa più semplice, da diritto, se ti piace questo come stile di regia, come cose, perché poi la mutazione a carne, mi ha detto, tutto il resto c'è, Tsukamoto forse fa per te, perché va detto che Tsukamoto secondo me non è proprio un regista per tutti, anche se nel mio mondo, diciamo così, immaginario e ideale socialista, dovrebbe essere il contrario. Tsukamoto dovrebbe essere il regista che tutti amano. Detto questo, si spera che dopo questa mia monografia qualcuno in più lo ami. Ripeto, il link di qui sotto di Ruko the Goblin, se c'è, è qui sotto. Se amate l'horror, commedia anni 80, lo splatter e anche che fa anche un po' di paura, questo è secondo me un acquisto, anche questo obbligato. Poi l'ultima parola sempre spetta a voi, ma siccome è una monografia, se faccio una monografia di un regista e dico che questi film sono tutti da avere per me di Tsukamoto, dico sul serio, se me Tsukamoto, se ce la fate, prendete dal primo all'ultimo film, al di là del fatto che poi ne parlerò. Quindi questo Ruko the Goblin del 1991 è di Mortone, alla ghigna di chi dice che è una cata, un film dell'orrore comico di Mortone riuscito. Quelli hanno fatto fare il cazzo che voleva, bastava facesse un film commerciale, e il risultato è Ruko the Goblin. Fate un po' voi. Dopo il buon successo al cinema di Ruko the Goblin in Giappone, dove spopolò, il nostro finalmente poté tornare a fare progetti più personali, nonostante, ripeto, il Ruko the Goblin secondo me sia un ottimo horror di quel tipo, fine 80 primi 90. Nel 1992 Tsukamoto tornò alla sua creatura che lo ha reso famoso in tutto il mondo e ha creato appunto lo splatterpunk giapponese. Tornando appunto a Tetsuo, e gira Tetsuo 2 da noi, in realtà Tetsuo Body Hammer. Tetsuo Body Hammer stavolta è girato a colori, il formato non è un 4 terzi puro, nonostante l'attore protagonista sia sempre lo stesso del Tetsuo originale, e qui ci sia anche Shinji Tsunamoto, diciamo, a fare il fratello cattivo. La storia è appunto questa: Taniguchi Tomo vive una vita tranquilla, con una famiglia, un figlio ed una moglie. La sua vita sembra tranquilla, ma viene sconvolta dai rapitori, che praticamente gli rapiscono la figlia, gli rapiscono il figlio, e in più gli iniettano un sano siero che lo manderà sempre più di fuori di testa, trasformandosi sempre più in un'arma, e deciderà appunto di combattere questa gang capitanata appunto da Tsukamoto, che sembrerebbe però aver voluto avvicinarsi proprio a questa persona non a caso, insomma. E quindi la situazione diventa abbastanza lineare, nel senso che insomma i due sembrerebbero essere fratelli, sembrerebbero aver avuto degli esperimenti per i quali sono diventati così. Detto questo, mi voglio di più di tutto, la trama di Tetsuo è abbastanza semplice, è semplicemente questa: un uomo diventa sempre più arma. Allora, in questo film viene praticamente, tranne un paio di scene ma così normali, viene eliminato il sesso come spinta all'uomo macchina per diventare tale, per diventare creatore. Ormai il mondo è cambiato, e Tsukamoto quindi è sempre visionario, è sempre avanti e profetico in questo suo film, che è appunto, seppur probabilmente non è un capolavoro, è qualcosa comunque un'altra volta di unico in questa sua descrizione della pena, del dolore dell'essere umano e della vendetta, e di questa sua trasformazione sempre più in macchina. Stavolta assume, come ho detto, un sistema più narrativo, più lineare, c'è gli esperimenti e tutto il resto, e lascia, abbandona forse uno stile, lo stile anarchico del primo film, per abbandonarsi qui a una cosa meno industriale, più punk in un certo senso, ma anche più post-punk, più curata dal punto di vista dell'estetica, nonostante poi estetica ma al solito, movimenti di macchina, montaggio iperfrenetico, flashback in bianco e nero fantastici, un uso del colore meraviglioso, e naturalmente fa tutto un'altra volta Tsukamoto. Le musiche stavolta del nostro Ishikawa tendono più appunto a un rock, sì, sempre un po' industriale, ma più forse garage, forse più rumoroso, più noise.
così come sono noise le urla dei nostri protagonisti, che sono molti più dei dialoghi del film. È un film che con quel finale assurdo, come era per il primo, è più forse da considerare un reboot. Ha avuto moltissimi più soldi per fare questo film e Tsukamoto giustamente porta avanti il suo modo di pensare, il suo modo di fare. Lo fa con una forza magnetica enorme, con un gusto estetico gigantesco. E qui però, se nel primo appunto si puntava a quella cupezza, diciamo, cronenberghiana e anche in un certo senso linciana del cyberpunk orwelliana più cupa, e qui invece il sistema è quasi alla Scott, nel senso le riprese molto blu, molto rosso, questa pioggia perenne alla Blade Runner. È un film dove l'uomo diventa sempre più macchina e sempre più arma, proprio perché sconvolto da una rivelazione, sconvolto da qualcosa che forse il nostro protagonista neanche si può ricordare. Ed è un film che ha un ritmo forse nato a un certo punto, il montaggio a un certo punto sovrasta tutto quello che dovrebbe essere il ritmo narrativo, e fa benissimo Tsukamoto a fare questo, perché a un certo punto ci troviamo sballottati in questi primissimi piani, inquadrature che ci lasciano colpiti sempre di più, e il suo modo di velocizzare, rallentare, utilizzare i liquidi, utilizzare le scenografie, utilizzare delle piccole cose per darci delle forti emozioni, funziona come al solito, perché Tsukamoto è un genio, e va detto. Questo Body Hammer è proprio un martello, un corpo di un martello, è vero, diventa una forza della natura. Il finale catastrofico, ricalcante il primo, è un'altra volta geniale. Ripeto, in questo reboot sequel, che poi sequel non è perché l'attore ha detto il solito, ma è un altro personaggio, dove Tsukamoto appunto si è ritagliato una parte, il nostro cerca di entrare di più nei meandri della perdita di una famiglia, della perdita di un certo tipo di socialità, della perdita di un certo tipo di amore, che porta sempre più alla follia, alla guerra e alla violenza. E attraverso tutto questo ci inserisce un'altra situazione familiare, nella quale poi viene fuori anche un mad doctor, quindi nella fantascienza quasi più pura, nonostante l'horror sia presente, e le mutazioni interne nel cervello quando parla è una cosa indescrivibile, da vedere come sempre. Body Hammer, ripeto, forse non è il capolavoro che era Tetsuo, ma per il sottoscritto è un film assolutamente imperdibile, di quelli che sono lì, rimangono lì, e sono quei classici film che solo Tsukamoto è riuscito a fare, perché nonostante abbia aperto appunto a questo grinder punk, steampunk, splatter, tutti gli altri sono epigoni divertenti, ma Tsukamoto proprio ha intenzione di fare una radiografia della società, e qui fa una radiografia della società giapponese, della falsità dei simboli della stessa famiglia, della società, e li distrugge attraverso appunto una combinazione di horror grottesco, surreale, fantascienza, ma in momenti diversi, perché se in alcuni momenti incredibilmente i piani sono molto realistici, in altri completamente da buttare fuori. I piani realistici di questo film sono girati, montati e messi proprio idea a livello artistico in modo assolutamente unico. Un'altra volta Tsukamoto si conferma come uno dei registi più artisti della sua epoca, uno dei registi che ha lanciato la New Wave giapponese negli anni 80, e appunto è un maestro puro, e si nota da questo grandissimo film che non vale sicuramente quanto il primo Tetsuo, ma è una seconda parte geniale di un regista geniale, che cerca di portare al pubblico, allo spettatore, tutte le sue angosce, le agonie di un mondo moderno, l'impossibilità dell'uomo di poter cambiare quello che già sta cambiando attraverso la tecnologia, in un film di quelli che non si scordano mai. Anche questo purtroppo io l'ho visto solo su Rai 3 ed è fuori orario, l'ho registrato lì, poi ho il mio supporto estero, in Italia mi pare non sia mai uscito, comunque controllerò e al limite metto il link qui sotto. Quindi un film assolutamente pazzo, che mescola voglie preindustriali a post-industriali, a quelle dei primi del Novecento, anni 20, al cinema del Novecento, a un certo tipo di visionarietà quasi da postmoderna, all'epoca, perché ci viene usato anche un po' di computer, e il tutto trasmutato attraverso appunto questo tubo che elimina le emozioni, le cambia, le fa diventare contaminazione attraverso il corpo. Un film inspiegabile sotto il punto di vista visivo, ed è questa la meraviglia di Tsukamoto. È un film del quale potrei parlare per ore dicendo il nulla, il vuoto cosmico, perché è un film che parla da solo, come tutti i film di Tsukamoto, ma questo Body Hammer, pur non essendo riuscito come Tetsuo, secondo me è anche meno diretto in un certo senso, è meno viscerale, e questo lo rende più cerebrale e in un certo senso più complicato e difficile, e forse anche qui sta il suo limite. L'altro era molto più diretto ed ha scosso completamente, adesso magari non, la mutazione del corpo in macchina e tutto il resto non è più una novità, proprio perché Tsukamoto l'ha fatta diventare diciamo normalità, ma lo stesso la continuerà a portare avanti perché è la sua grandissima poetica. Insomma, in un film dove la mente diventa metallo, dove la forza spirituale diventa forza fisica, e il nostro Tsukamoto riesce a descrivere perfettamente la società giapponese, tutte le sue magagne,
campagne e tutto ciò che nasconde appunto la falsa idea di una famiglia felice borghese, dove invece ogni cosa può essere insinuata, anche dalla più piccola alla più grande, per far distruggere questo castello di carta appunto dei ben pensanti. Un film magistrale dove Cronenberg, secondo me, esce ancora di più, la scena con l'affare in testa, Cronenberg e Videodrome escono ancora di più come unica e vera forza, forma di ispirazione potentissima in questo film. Cronenberg, dall'altra parte, è il regista preferito di Tsukamoto, quindi c'è poco da dirgli. È comunque questo, e non mi vengo a capire, non riesco ancora a capire perché, uno dei film più massacrati dalla critica, 2 stelle, 1,5 stelle, 4-5, io non so la critica che cosa voleva o che cosa vuole, perché per me questo Tetsuo Bodhihammer è uno di quei sequel che hanno veramente il senso di esistere, e il terzo ancora di più, messi insieme faranno un'opera unica. E Tsukamoto qui, ripeto, continua a portare avanti la sua idea dell'uomo macchina, dell'uomo che viene sfruttato e distrutto dalla tecnologia che lui stesso ha creato per esserne soppiantato, ma lo fa attraverso un altro stile, un altro modo di fare, che non è né quello di Tetsuo né di quello che troveremo più avanti. Quindi grandissimo film, secondo me, e la decostruzione e la decontaminazione del genere umano attraverso il metallo in questo film è portata a limiti estremi. Passano ben 3 anni prima che Tsukamoto ritorni sullo grande schermo con una sua opera, anche questa chiaramente scritta, montata, sceneggiata, prodotta alla fine, coprodotta, fotografata dal grande Shinja. E il film in questione del 1995 quindi è Tokyo Fist, dove il nostro Tsukamoto è pure protagonista e interpreta questo Tsuda, quest'uomo di 40enne che praticamente ha una vita normalissima, un assicuratore, un salaryman che deve nascondere tutte le volte fuori come il suo dolore, le sue pene, come fanno poi tutti i giapponesi. Torna a casa sfatto dal lavoro, a questa donna bellissima Ikuro, che però non viene quasi considerata, lui televisione, classica vita da borghese che insomma si annoia, quasi fantoziana in quel senso. Un giorno questo nostro protagonista incontra un suo vecchio amico che ormai è diventato un boxer e praticamente anche se non volente insomma fa conoscere la moglie, lui gli rompe un po' il cazzo alla moglie, sembrerebbe che voglia trombargli la moglie, lui va appunto a il marito va a casa di vista e gli dice che cazzo hai fatto, e piglia un bel cazzottone nel muso, una scena meravigliosa, e di lì in realtà il film vira. Primo perché cosa succede? La donna del nostro incomincia piano piano ad andare fuori di testa, a volersi fare sempre del male, piercing, tatuaggi, abbandona il nostro per andare a vivere appunto con quest'altro boxer che lui vorrebbe sfare di botte, e che quindi decide di andare, il nostro protagonista, a imparare a fare la box. In tutto questo attorno in realtà c'è la vita del Giappone e la vita di un certo tipo di mentalità anche giapponese, ovvero quella proprio del salary man, quell'uomo che deve andare a lavorare tutti i giorni, ed è una delle cose che racconta sempre Tsukamoto, la monotonia del lavoro, la monotonia della ricerca, la monotonia di una vita che si spinge dietro un semplice lavoro e che fa diventare un uomo, specialmente nella società giapponese, un robot che va già meccanicamente a lavorare, dove non può esprimere rabbia, dolore, passione, nulla di tutto questo, tiene dentro fino a un'esplosione che è appunto quella di Tokyo Fist. Non è a caso poi Tokyo Fist, perché insomma Tokyo è, come si sa, e Tsukamoto poi è fissato appunto dell'idea di queste grandissime città che diventano così piccole e che ti stringono, che ti strappano e che non in realtà non riescono a farti vivere la vera vita, proprio perché troppo enormi, troppo distanti dall'idea dell'essere umano. E quindi l'unico modo che ha per Tsukamoto l'essere umano forse di sentirsi vivo è provare dolore, come fa la nostra protagonista. E quindi il film porta avanti anche questo discorso di Tsukamoto sul cambiamento del corpo, il metallo e l'insinuamento dello stesso all'interno. E in più però porta avanti anche un'idea appunto surreale e grottesca del dramma. È un terrorista di genere anche lui, come Fulci, entra dentro questo genere che sembra quasi un dramma melò, ma che lentamente si trasforma quasi in un thriller, sfiorando un po' tutti i generi, anche la box, che è sempre molto presente nel cinema di Tsukamoto, ma qui diventa il pugno appunto di Tokyo, è quello che lui prende all'inizio, la coscienza con il dolore dell'esistenza della vita lo porta in un certo senso a volere anche questo tipo di vendetta. Quindi che dire, anche il personaggio femminile è un personaggio fondamentale, fortissimo nell'iconografia tsukamotiana, diciamo così. È proprio questo personaggio che viene presentato come una donna fragile, emotivamente legata semplicemente a uno stilema antico di vita giapponese che lentamente cambia e diventa quasi quella del Ritorno dei Morti Viventi 3, e che appunto attraverso il dolore comunque acquisisce finalmente
coscienza di essere viva. Ed è un'altra cosa, appunto, del cinema, come ha detto Tsukamoto, che tornerà sempre. E in questo film la fa proprio da padrone, ed è un film da a tratti veramente dolentissimo, e ha un inizio, ha una tecnica magistrale, cioè la regia, Tsukamoto mette in scena un'altra volta con originalità assoluta, senza mai cercare di copiare i suoi vecchi film a livello narrativo, ma utilizzando tutto quello che sta imparando dai suoi film per metterlo al servizio di una storia stavolta molto meno grottesca, in un certo senso, che passa da momenti realistici in una maniera incredibile. Tutta la Tokyo vista camminata è perfetta, è una Tokyo naturale, come ce la fa vedere Tsukamoto, ce la fanno vedere in pochi, così perfetta, con queste sfocature, con queste meravigliose luci naturali, per poi invece scoppiare in visioni oniriche e tagli di luce completamente pazzi, che riportano appunto alla sua voglia anche di cercare un certo tipo di cinema espressionista nel taglio, ma anche pop nella visione. Lo definirei quasi un gotico elettrico, in un certo senso, una cosa incredibile. Colonna sonora anche questa volta magistrale, sempre del sodale Ishikawa, che qui la butta anche un po' sull'elettro, sulle BM, veramente molto molto bella, fatta con i controcazzi, senza contare poi il sistema narrativo, no? Del nostro, che fa partire il film in un modo per poi trasformarsi ancora un altro, e poi cominciare a inserire dei flashback in bianco e nero a di poco stupefacente, dove il bianco diventa argento e il nero diventa la pesce più cupa. È un film, secondo me, di quelli da ricordare, uno dei migliori film anni 90, un capolavoro, un gioiello di Tsukamoto inestimabile. Secondo me questo è un altro di quei film di Tsukamoto magnifici, dopo Tetsuo probabilmente il suo secondo capolavoro è questo, un film che lascia basiti proprio per come riesce a portarci di fronte a questi personaggi senza mai doverci tirare, ma essendo noi trasportati in questo flusso continuo, quasi rumoristico, che riesce a confondere lo spettatore ma a renderlo anche vivo e partecipe. Basterebbe l'incipit, la scena iniziale con quella macchina da presa che si infila con questi e fanno la box, con una musica sempre più industriale, con dei movimenti di macchina circolari, un montaggio frenetico, e già lì si capisce che Tsukamoto è andato ancora oltre ed è riuscito a creare ancora qualcosa di diverso dal suo stile, che già era ben definito e aveva già fatto scuola. Qui la sua scuola, il suo modo di fare, comunque in continua mutazione, proprio come i suoi personaggi, proprio come la mutazione del cinema cronenbergiano che lui tanto ama. Quindi, in conclusione, un film assoluto, un film che mescola 6.000 tipi di regia, camera a mano ballonzante, steadicam, macchina fissa, carrelli assoluti, piani sequenza, montaggio frenetico, inquadrature quasi sempre oblique, storte, grandangolate, per cercare, specialmente quando il nostro cammina per Tokyo con questi palazzi bianchissimi e cerca di entrare in questi vicoli, e vengono quasi strutturati come a diventare una gabbia, quasi come se il nostro fosse sempre stretto dentro queste grandissime pure enormi strade di Tokyo. Quindi un film anche sulla solitudine, un film sull'amore, un film sulla voglia di rinascere, e un film sulla voglia di poter essere quello che si è veramente dentro, senza dover andare a patti con una società che ti vuole perfettamente inquadrato. In questo Tokyo Fist noi troviamo tutto questo, troviamo la voglia e l'amore di Tsukamoto per il genere umano, e la voglia e l'amore di Tsukamoto per le donne, per la loro forza, per la loro liberazione, in un certo senso. Un uomo splendido, Tsukamoto, che fa del cinema meraviglioso, e questo è Tokyo Fist, è un capolavoro, è uno di quei film di metà anni 90 che nessuno ha visto in Italia, ed è un vero peccato. Qui siamo di fronte al cinema indipendente, cinema fatto con 3 lire, che pure un'altra volta tira fuori delle idee che tutti gli altri in quel periodo forse si sognavano. È geniale dal punto di vista estetico, è un altro film di quelli fra i favoriti di Miike, Sion Sono, Tarantino e tutti gli altri, perché nessuno rimane indifferente all'arte geniale, gigantesca e assolutamente completamente originale del grandissimo Shinji Tsukamoto, che in questo Tokyo Fist non abbandona assolutamente gli eccessi visivi, ma abbandona gli eccessi quasi splatter, seppur il sangue è al limite, perché quando poi pigliano le botte a un certo punto sono deflagrati, i trucchi sono fatti benissimo anche questi, elimina un certo tipo di, diciamo, oniricità che pure c'è, la diminuisce per dare un po' più di realismo alla storia e infilarci dentro appunto a questa specie di incubo favola mistica molto realistica, però non vi voglio dire come va a finire perché il finale secondo me è splendido, ed ha proprio all'interno tutti i germi
meravigliosi del cinema ci ha passato di Tsukamoto e tutti quelli del cinema che dovrà arrivare del grandissimo Shinja. Quindi che vi posso dire, il link è qui sotto. Per me Tokyo Fist è uno dei film più belli dell'universo e do il mio supporto a un video, fate in modo di averlo anche voi, perché questo è un film assolutamente da non perdere, un capolavoro degli anni 90 e che attraverso anche la box, attraverso anche lo sforzo della violenza, lo sforzo di cercare di utilizzare qualcosa per eliminarla appunto dal proprio pensiero, dal proprio corpo, riesce ad essere anche lo sport, anche la box, anche se in un certo senso poi però il tutto esploderà comunque. Insomma, vuoi vedere un film che mescola appunto film sportivo, film drammatico, melodramma, thriller e soprattutto è un certo tipo di cinema cronenbergiano un'altra volta un certo tipo di cinema che va a scavare a fondo e che personalmente ho trovato a livello narrativo. No, nel senso visivo, ma ho trovato in certi punti poeticamente pasoliniano, quindi che vi posso dire, per me questo è un capolavoro e Tokyo Fist ce lo dovete avere tutti in casino. E siamo nel 1998, il grandissimo Shinjone Tsukamoto firma un film bellissimo un'altra volta, è per me un altro capolavoro, c'è poco da dire, anche questo non amatissimo dalla critica, seppur non distrutto. Il film è Bullet Ballet del 1998, alla fine è un noir, un poliziesco dell'anima, un film bellissimo, anche questo torna al bianco e nero, come ho detto, un bianco e nero ancora più estremizzato, ancora più color proiettili, diciamo, e il bianco è proprio il colore del piombo, dell'argento in bianco e nero, proprio bellissimo. Il nero è il colore del nero puro, delle gang del mare, del sottosuolo. E la storia è quella di un uomo, Goda, interpretato sempre da Shinga Tsukamoto, che ripeto monta fotografie, effetti speciali, produzione, fa praticamente tutto lui, è qui il protagonista, Goda, e appunto Tsukamoto, che è un impiegato normalissimo, che viene sconvolto dal suicidio della fidanzata, che si è sparato con un tipo di pistola speciale. Al nostro, a quel momento, molla tutto e diventa ossessionato appunto dal suicidio e soprattutto da trovare questa pistola che la nostra ha utilizzato per suicidarsi. Per fare tutto questo si insinua nei sottoboschi, nei sottofondi di una Tokyo meravigliosamente fotografata, come ho detto, come se fosse un antro dell'inferno in bianco e nero, e il nostro si insinua qui e fa la conoscenza di un gruppo di criminali, di una gang che prima lo pesta di botte e della quale però lui incomincia in un certo senso a essere affascinato, specialmente da il capo Ikei, da Gota, questo diciamo braccio armato del capo, e da questa meravigliosa Chisato, una donna bellissima anche qui, che scopre nel dolore in realtà la voglia di vivere, anche se insomma la morte in questo film aleggia dall'inizio, pur non per forza dover arrivare fino alla fine. È uno dei finali più belli del grandissimo Tsukamoto, una bellezza incredibile, una storia che in realtà è quasi potente e epica, come una tragedia greca. L'annunciazione di un certo tipo di morte è già data dall'accettazione che è il nostro dopo che subisce le botte. Non diventa un pazzo, là io vi troverò, ora mi vendico per questo, rimane affascinato e quasi innamorato di questa Chisato in un certo senso, e anche gli altri personaggi. Chisato stesso è un personaggio molto particolare, un personaggio sì punk, un personaggio sì ribelle, un personaggio sì anarchico, ma anche un personaggio che in realtà vorrebbe scoprire le cose belle della vita, ma una società che non gliel'ha ancora permesso. E così come è splendido il personaggio del braccio armato Gota, personaggio meraviglioso che durante il giorno è un doppio pettino a modino di quelli che lavorano a Tokyo, e che di notte invece diventa il braccio violento del capo Ikei, che però è lui che li fa muovere la violenza, perché è proprio bella questa specularità, questo essere allo specchio dei due personaggi, uno e l'altra faccia della medaglia. Goda e Gota sono lo stesso personaggio, lo stesso tipo di persona. È un film di una potenza e una bellezza incredibile proprio a livello di immagine. Ho detto, Tsukamoto vola altissimo, montaggio magnifico, però rinuncia in un certo senso a certi estremismi, soprattutto di narrazione. La narrazione qui è più fluida, è quella di un poliziesco, di un noir quasi normale, quindi si avvicina un po' alla narrazione dei film successivi, di cui questo è probabilmente un punto, un ponte molto importante, come era Tokyo Fist. E qui si va verso l'alto con tutte le sequenze di sparatorie, tutte le sequenze di violenza, ma soprattutto con tutte le sequenze di silenzi, dove la macchina appresa del nostro diventa padrone
della scena, nei suoi movimenti, nel suo disarcarsi, nel suo entrare dentro i personaggi, nei suoi primissimi piani, nei suoi campi larghissimi e silenziosi, nella musica usata in maniera incredibile che il mitico Ishikawa continua a martellare e a darci in ogni film del buon Tsukamoto, sempre con eccelsi risultati. Poi concludo, ed è molto interessante come in realtà in molti l'idea della pistola non sia assolutamente un'idea della continuazione del nostro, ma sia essenzialmente proprio quasi un MacGuffin per farci trasportare attraverso la mente di un uomo tranquillo che viene in una casa che sprofonda sempre di più nei meandri del nero, e durante tutta la prima parte del film il nostro è contro quasi questa banda, fino poi in realtà Tsukamoto a trasformare gli ambienti e i caratteri per far diventare tutto più fluido e rendere tutto quasi come un unicum. Il lui a un certo punto diventa quasi parte della gang stessa. Ecco, di più non mi voglio dire, per me questo è un film a dir poco straordinario. Shisato che si fa di Speed è uno dei personaggi più belli del mondo, e col suo carattere esuberante, così con quella sua faccia, è proprio il contraltare, ecco, proprio la controfaccia, proprio l'altro specchio, l'altra parte del mondo che invece è Gotha. E Gotha Gotha e Gotha, secondo me, sono essenzialmente proprio, come ho detto, l'idea del Giappone, l'idea di quanto in realtà all'interno dello stesso vivono 6640 emozioni e 6600 tipi di modi di fare, ma che siano purtroppo ancora legati a un pensiero razionale, legato soprattutto però a qualcosa di irrazionale e che in realtà riporta solo a un passato che ormai non esiste più. Quindi il grandissimo Tsukamoto in questo senso ci descrive una specie anche di gang che sono sì molto moderne, ma ripeto, che si vestono da yuppie di pomeriggio e che hanno un che è ancora di gioventù bruciata, in un certo senso un che del selvaggio. Sono meravigliosamente punk, sono meravigliosamente rockabilly, perfetti costumi, le scenografie, come ho detto, e il tutto proprio un'altra volta ci fa capire come Tsukamoto riesca a raccontare l'animo umano, la perdita, perché qui una cosa importante appunto è la perdita della donna, l'impossibilità di diventare padre, l'impossibilità di avere un futuro, l'impossibilità di essere qualunque cosa. In questo film di Tsukamoto rende il nostro protagonista un uomo forse migliore nel suo pensare più profondamente alla vita di quanto non aveva mai fatto, senza una perdita e senza il dolore, ennesima cosa ricorrente del grandissimo Tsukamoto, che qui veramente si supera. E nonostante, ripeto, molti dicono che è un film minore, per me è un film di passaggio, sì, ma meraviglioso. Per me è un altro film di quelli che quando li guardi non puoi altro che chinare il capo e di boia, come l'hai scritto, come l'hai diretto, come l'hai prodotto, come l'hai montato, come l'hai fotografato, che effetti speciali, sei un grande Tsukamoto, e questo film dimostra tutta la tua autorealità e tutta la tua potenza, perché ti detetsuizzi e riesci comunque completamente a tirar fuori qualcosa di originale un'altra volta e unico nel panorama nipponico, che già a metà degli anni 90, comunque grazie a te che era già 10 anni che facevi, era riuscita a rinnovare. Quindi qui sotto metterò il link per questo meraviglioso, assolutamente bullet ballet, che è secondo me forse sì è un altro dei film che non è un capolavoro di Tsukamoto, ma lo è per me, perché per me praticamente lo sono tutti, ma è uno di quei classici film che un'altra volta straziano, riescono a far piangere, anche a far ridere, ed ha un ritmo stavolta formidabile. E quei neon e quel bianco e nero lì, quella faccia di Tsukamoto sofferente lì, insieme alla bellissima Shisato interpretata alla grande da Kirin Amano, è veramente uno spettacolo. Per me questo è un film meraviglioso, perché i personaggi sono tratteggiati in modo enorme, perché sono recitati benissimo, perché la sceneggiatura è perfetta e perché la messa in scena del nostro e la voglia di narrare quello che ha da dire, la voglia di parlare del mondo, delle sue magagne, della pericolosità, appunto, della solitudine e della perdita, lo fa Tsukamoto un'altra volta attraverso un film che è unico come tutta l'opera del grande giapponesino. E quindi Shinja, qui sotto c'è il link. Sarebbe bene che in casa la gente ci avesse un po' più Tsukamoto e un po' meno MCU. E siamo nel 1999. Tsukamoto nel 1999 fa uscire nelle sale un film particolare che si distanzia per alcune cose dai suoi film precedenti. Il film è Gemini, un film secondo me comunque da non perdere anch'esso. Un film molto particolare, più narrativo se vogliamo, che segue una linea più logica, anche perché è tratto da un romanzo del 1924 di Edogawa Rampo, che Tsukamoto naturalmente cineggia, qui monta, fotografia, solite musiche meravigliose del sodale Chu Ishikawa, che ci mostra veramente un talento enorme qui in partiture più classiche, anche se nelle parti più oniriche, nelle parti più visionarie, diciamo,
qui la sua musica si porta su livelli anche d'avanguardia molto interessanti, quindi una musica bellissima, una fotografia splendida, con dei colori fantastici, un'ambientazione, costumi, scenografie stavolta perfette, una produzione più alta. E Tsukamoto qui con il protagonista meraviglioso, già visto, poi visto in Departures, ovvero Masahiro Motoki, che interpreta il ruolo dei gemelli appunto di questo film, perché la trama è questa: siamo nel 1924, Yukio, un medico rispettato, sposato con Rio, una giovane molto bella che però ha perso la memoria del suo passato, e questo i genitori del nostro non lo gradiscono assolutamente. Però anche loro nascondono un segreto enorme, ovvero quello di aver gettato addirittura proprio nel fango il gemello appunto del nostro Ryukyo, per una malformazione fisica. Il nostro gemello poi in realtà tornerà per trovare vendetta, e di tutta la trama incredibile che poi prenderà questo film, perché è un film chiaramente sul doppio, però partendo da una base classica, com'è il racconto. Il nostro Tsukamoto nel suo postmodernismo in realtà raggiunge appunto un classicismo incredibile, un film che lo costringe anche narrativamente a dover essere più fedele a un certo tipo di costruzione narrativa, con un montaggio più stabile, e questo naturalmente non lo porta a rinunciare ai suoi fragorosi eccessi dovuti dalla sua grande stile, ma si cerca di dare una linea e una potenza ai personaggi anche a livello di scrittura intensissimi, primo perché abbiamo questa parte dei due gemelli interpretati, come ho detto, dal solito attore in maniera splendida, perché sono due personaggi completamente opposti per come vengono recitati, finché a un certo punto non sembrano raggiungersi, ricongiungersi e ridividersi, proprio nel momento in cui uno dovrà praticamente sopravvivere e trovare il proprio istinto e l'altro invece cercherà di avere la vita che non ha mai avuto. In mezzo a tutto questo, meravigliosamente entra quasi a gamba tesa questo personaggio straordinario che secondo me è poi la base del film, ovvero Rin, interpretata appunto da Ryo, che è questo personaggio della sposa del nostro Yukio, che è un personaggio duplice, che vive in questa doppia schizofrenia di alcuni ricordi del suo passato in flash e della nuova vita, e quindi in questo senso ribalta appunto anche quello che ho detto appunto sugli uomini prima, la sua doppia identità non reale, non schizofrenica proprio perché va di fuori, ma nei suoi ricordi, nella sua vita cosciente del momento, è appunto ribaltata come sono ribaltate le condizioni dei due gemelli a un certo punto della storia. Veramente notevole l'idea proprio di Tsukamoto di affrontare le divisioni delle classi sociali in maniera così intelligente, appunto proprio per l'idea appunto di dove si cresce, dove si nasce. Dal fango uscirà una vendetta, e dalla beatitudine invece della ricchezza uscirà forse dalla solitudine, e il punto di incontro è appunto Rin, eccezionale, così come sono stati fantastici anche gli attori e la parte insomma dei genitori, così come sono perfetti tutti i sistemi di narrativi del film, perché secondo me questo è un filmone, veramente un altro film eccezionale che esposta appunto il modo di fare Tsukamoto in un cinema anche più umano. È un'idea di questi personaggi che cambiano a seconda della condizione, della situazione, e il regista fa altrettanto con movimenti di macchina, piani sequenza, grandissime idee proprio a livello di montaggio e come al solito di fotografia, che Tsukamoto continua a esplorare. Questa è la cosa molto interessante. È un film che sì, ha sempre come al solito alcune parti che ricordano i suoi film passati, come tutti i migliori artisti in questo senso si ripetono, ma si evolvono, e qui continua Tsukamoto col suo cammino verso un cinema sempre più intenso e incredibilmente unico, e questo film di Tsukamoto mostra un'altra volta l'identità di un regista che riesce a raccontare una storia anche abusata come quella del doppio attraverso uno sguardo così sincero e cattivissimo appunto, comunque verso determinate scelte come quella scellerata dei genitori iniziali, che dietro la colpa del figlio di aver sposato una donna appunto senza passato in realtà nasconde una colpa ben più grave, e da lì poi tutto quello che deve succedere e che succederà nel film, perché poi è anche un film abbastanza ritmato, il thriller funziona, alla fine è un film storico, è narrato in un certo senso in modo comprensibile a tutti, e quindi è un film che probabilmente
ha una certa facilità, a differenza di altre opere di Tsukamoto che sono molto più criptiche. Qui il cinema di Tsukamoto si fa forse più, in un certo senso, come ho detto, aperto, ha una condizione di storia più lineare, e questo lo porta anche a dover fare scelte, come ho detto, che risultano comunque originali, che lo portano avanti nel suo stile, perché in questo suo stile sempre la lotta tra il bene e il male è, come al solito, abbastanza incredibile nel suo modo in cui viene raccontata, perché appunto essi modificano attraverso il film, non si sa più bene appunto qual è il bene o qual è il male. Questa è la grandezza anche di questo Gemini, un film straordinario, cupissimo a tratti, con delle atmosfere incredibilmente gotiche e che sono anche in contrasto con la ricchezza, insomma, di alcuni paesaggi della ricchezza vera, insomma, dei palazzi. E detto questo, per me è un film assolutamente imperdibile, come al solito. Per me è un capolavoro, è un film assolutamente da non perdere, quelli da collezionare a tutti i costi, da trovare ovunque, anche questo probabilmente ineditissimo in Italia, anche questo Gheziano, anche questo poi recuperabile in versione estera, che metterò qua sotto. Quindi, che vi posso dire di più? Per me Gemini del 1999 fa finire gli anni 90 nel modo migliore, ha un grandissimo Tsukamoto che firma un'opera, secondo il sottoscritto, che è di quelle che non si dimenticano, proprio perché sono intensissime e raccontano una storia universale attraverso però uno sguardo assolutamente unico, e che diventa quello di tutti, perché poi ognuno di noi può trovare in questa storia varie, appunto, sottotrame nelle quali cercare di trovare anche dei messaggi, insomma, che il regista forse neanche voleva dare, ma che a qualcuno come me, per esempio, arrivano, come quello della lotta di classe, che insomma esiste anche qui a livello proprio dei due personaggi, per come crescono, per come nascono, l'ambiente e tutto il resto. Quindi, per me, filmone, il link è qui sotto, a voi scoprirlo. Passano 3 anni e Tsukamoto torna un'altra volta con un altro film che sbalordisce e lascia a bocca aperta, ovvero A Snake of June, del 2002, questa volta ancora totalmente suo, soggetto, sceneggiatura, al solito montaggio, fotografia e tutto quello che concerne il mezzo cinematografico, tranne le musiche del sempre grande Ishikawa e i costumi di Hiroko Iwayashi e gli effetti qui curati da Takeshi Oda. Snake of June è un dramma, una storia anche erotica, un film meraviglioso, girato, stavolta si torna a un formato quasi a 4/3, girato in bianco, blu e nero, un viraggio completo, una saturazione enorme. A giugno, appunto, è ambientata la storia in Giappone, pioggia perenne. Ed è la storia meravigliosa di Rinko, che è una bella assistente telefonica psichiatrica, che è sposata con un uomo più grande, direi, più vecchio di lei, di un bel po', e il loro rapporto in realtà è un rapporto fatto essenzialmente di convivenza, anche perché lui ha una fissa completa per la pulizia e non dedica altro del suo tempo a questo, e il loro rapporto sessuale è praticamente finito. Lei si sente una donna solissima, anche se apparentemente non lo vuol dare a vedere, insomma. Poi cosa succede? Succede che praticamente la donna incomincia a essere perseguitata da uno stalker che gli manda delle foto con la stessa, appunto, che si masturba, e che quindi rimane in paranoia perché pensa che le voglia far vedere al marito. Da questo punto la nostra viene messa in un gioco da questo terzo estraneo, questo terzo incomodo, che gli dice che il marito non gli rende la vita giusta, che lei non è libera e che lui, essendo malato, il nostro stalker, vuole liberare lei, appunto, dalla sua di malattia, che poi anche lei vorrei, è malata al seno, e se vogliamo è una storia di malati, perché anche il marito è malato di pulizia ed è della sua totale inettitudine verso la moglie, in un certo senso, che è quasi una malattia. E quindi è un film assolutamente anche sulla malattia, e comunque, dicevo, il nostro la costringe a fare cose come mettersi una minigonna cortissima senza mutande, oppure inserirsi un vibratore nella vagina e farsi masturbare da quando l'altro vuole. Questo porterà all'eccesso e alla liberazione, in un certo senso. Un film di quelli che ha vinto il piano speciale della giuria a Venezia, e se l'è meritato tutto, perché è un capolavoro che lascia il segno sia per la bravura degli interpreti, uno migliore dell'altro.
prendi da Asuka Kurosawa a fare Rinko, Shinka Tsukamoto a fare lo stalker, e poi abbiamo nel ruolo del marito un fantastico Yuji Kotaro, veramente un partissimo. Poi un film fatto in realtà di grandissima messa in scena, perché il regista, pur facendo stavolta un film ancora più narrativo, di Gemini, e limitando i suoi ancora più violenti attacchi, diciamo così, da cinema super industriale, qui invece si concentra più in una storia in un certo senso d'amore tra tre vite che sembrano distrutte, due delle quali anche completamente dalla malattia, seppur, ripeto, secondo me è proprio una malattia completa, perché anche il marito è malato a suo modo, seppur non terminale in questo senso. E che cosa succede? Il film è meraviglioso per come il personaggio della nostra comincia a cambiare sempre di più, e come in realtà quello che potrebbe sembrare uno stalker e che diventa sempre più per lui un salvatore, per lei, riesca a sconvolgere una vita anche del marito, attraverso condizioni proprio che rendono il tutto completamente instabile. Questa grandissima instabilità è una delle forze del film, questo sentore sempre di tensione che il film riesce a tenerti addosso, pur non essendo assolutamente un thriller. Certo, è un nero nel vero senso della parola, è un film a tratti di un pessimismo allucinante, cosmico, come suol dirsi, dal quale però Tsukamoto tira fuori anche uno spiraglio di luce in quel meraviglioso finale. E poi ci sono delle scene che sono assolutamente indimenticabili, proprio a livello anche come tali, come sono girate, tutte le parti in cui lei deve eseguire gli ordini di lui per la prima volta sono messi in scena a livello proprio di grammatica cinematografica enorme, cioè il nostro struttura e destruttura sempre l'immagine attraverso una meravigliosa, come ho detto, fotografia, la musica che è perfettamente dosata ed un montaggio veramente eccellente. Quindi un'altra volta Tsukamoto si dimostra regista che riesce a portare il suo cinema attraverso i generi senza dover tralasciare i suoi pensieri e le sue sempre forti idee, appunto, verso la società giapponese, che un'altra volta rinchiude nel rapporto di coppia totalmente, che non riesce a far mai esprimere, ma neanche al marito, in un certo senso, che è condizionato appunto da questa malattia di dover pulire sempre tutto, proprio per il suo essere completamente legato a quella casa, completamente legato a qualcosa che non si rende conto di avere accanto la possibilità di amare, che è la moglie. In tutto questo si insinua appunto un po' pasolinianamente alla teorema il nostro scontro, che sono appunto queste foto, sono appunto questo senso di colpa che la nostra ha per un po' di film, che piano piano però diventano sempre in realtà accettazione del proprio essere. E questo è per me un film indimenticabile. Per la prima volta Tsukamoto è stato proiettato al cinema, con questo me lo vidi al cinema e fu uno spettacolo indimenticabile, perché poi è un film che dura 76-77 minuti, come quasi tutti i film di Tsukamoto, pochissimi superano l'ora e mezzo. Di quelli che ho detto fino adesso, mi pare nessuno è arrivata all'ora e mezzo, sempre 83, 87, 60, 77, e qui siamo sui 77 minuti di pura goduria cinematografica. Ripeto, la protagonista è bellissima, il film riesce a essere disturbante, estremo a volte, ma anche erotico, proprio riesce a colpire i nervi giusti e crea questo personaggio femminile un'altra volta a Tsukamoto a livelli altissimi, cioè un personaggio indimenticabile, così come erano indimenticabili anche gli amanti in Gemini, diciamo tutti e tre, se vogliamo dire, due fratelli più la nostra, con quelle inquadrature meravigliose della schiena di lei e di lui abbracciato, diciamo così. E qui in un certo senso ritorna quel certo tipo di estetica, ma viene smembrata dal viramento colorato, diciamo, del bianco e nero in blu, e da questo senso di umido, questo senso di bagnato che pervade sempre gli umori della nostra in tutti i sensi, e anche il corpo di chiunque. È un film, come ho detto, secondo me di quelli che non possono assolutamente non essere visti mille volte, un film costato pochissimo e che dà l'idea di un cinema totalmente innovativo, come al solito Tsukamoto ogni film che fa, pur essendo legato, come ho detto, sempre dai suoi temi, perché anche qui comunque il doppio, l'idea di dividersi per cercare di sopravvivere in una società che così ti vuole, l'idea, come ho detto appunto, della divisione delle classi sociali, l'idea della malattia, l'idea del dolore come rinascita, insomma tutto in un certo senso
senso ritorna quell'idea del trauma come scoperta forse di qualcosa di positivo e che comunque può servire, il bene e il male appunto che si confondono un'altra volta, e poi ti becca anche con due o tre scene che non ti aspetteresti mai, la masturbazione del marito, una cosa che colpisce proprio per la sua normalità nella normalità di ciò che stiamo vedendo, perché è tutto chiaramente così meravigliosamente cinematografico e filmico. Quindi che cosa vi posso dire di più di questa meraviglia di film, che questo settimo lungometraggio del grandissimo Tsukamoto è praticamente un'altra volta un'esperienza innovativa, come ho detto un'altra volta sorprendente, e un senso di malattia, come ho detto, che pervade tutto il film, e quel senso di liberazione finale che lascia sbigottiti, e Tsukamoto insomma si apre una nuova porta, e con questo film gira l'ennesima dimostrazione del suo talento che non ha assolutamente confini nell'esplorazione dei generi. E qui l'idea del sesso e anche dell'essere guardato, infine dell'essere osservati, quindi un film in un certo senso anche metacinematografico, l'idea di essere sempre di fronte a qualcuno che può comunque registrarti, fotografarti, fare qualcosa che può ingannare, ecco, con l'immagine, come può ingannare ogni film un discorso tipo niente da nascondere. Quindi di neanche qualche annetto prima, grandissimo Tsukamoto, film da non perdere, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, fate il cazzo vi pare, ma questo è un film che nessuno al mondo dovrebbe farsi sfuggire. L'opera successiva di Tsukamoto è interessante quanto A Snake of June, è un film magistrale, è un altro esempio della grandiosità del modo di mettere in scena e di pensare del cinema di Tsukamoto, anche perché con Vita appunto del 2004 il nostro cambia in un certo senso il suo modo di mettere in scena la storia, seppur utilizzando praticamente il 90% la macchina a mano, i colori diventano molto più accesi, specialmente nelle scene, chiamiamole così, oniriche di spiaggia. E sempre che i blu la fanno da padrone in alcuni momenti e la pioggia ritorna, ma il nostro cerca di utilizzare un certo tipo di realismo a livello fotografico e un certo tipo di antirealismo in un altro momento, in alcuni momenti, che però risulta sempre coerente con la narrazione di questa storia meravigliosa, una storia di amore, morte, riconciliazione con se stessi, ricordo, passione, un film che lascia assolutamente il segno. Il protagonista assoluto Tadanobu Asano, interprete del mitico Ichide Killer di Zatoichi, di Kitano, di Goatto, di Tsushima, attore fantastico, qui con la chioma lunghissima, meraviglioso nel suo interpretare questo ragazzo che ha un incidente con la sua fidanzata che muore sul colpo, mentre lui perde la memoria. Era un praticamente un dottorando in medicina e nonostante abbia perso la memoria in realtà ha ancora i ricordi dei suoi studi e i genitori lo stimolano per andare a continuare gli studi. Il nostro continua quindi gli studi nonostante non si ricordi quasi chi sia in alcuni momenti e abbia dei ribelli svarioni, ma incomincia il corso insomma e deve fare questo corso di autopsia. Il cadavere che deve esaminare il nostro dopo un po' si rende conto proprio toccandolo e cominciandolo a esaminare che è quello appunto della sua ex amata, e di lì in poi il nostro avrà col contatto col cadavere appunto e con la sua dissezione dei ricordi suoi che torneranno, affioreranno, delle visioni che forse sono parte di un'altra realtà e che comunque disturberanno un po' anche la vita sociale del nostro, che già non era altissima diciamo già all'inizio del film. E qui siamo di fronte a uno Tsukamoto che racconta la vita e la morte e appunto la ricerca della stessa attraverso un atto d'amore, quello che il nostro protagonista fa verso la sua amata, cercare di lasciarla libera e cercare più che altro di liberarsi anche attraverso appunto una storia impregnata di un senso assoluto di amore verso la vita, essendo tale la conoscenza della morte appunto del nostro che diventerà sempre più sensibile. Inoltre Tsukamoto non è che lascia le cose al caso, la dissezione è terrificante, è fatta perfettamente, quindi insomma è realistica in maniera enorme e anche disturbante come il nostro vuole. Nel film ci sono tutti appunto le idee di Tsukamoto, eppure vengono trasformate appunto da una storia memorabile, da una sceneggiatura sua splendida, come al solito monta e fa tutto il resto, e qui si vola a livelli altissimi. La parte femminile diciamo del film è eccellente, sia Kiki nella parte di Kumi, una ragazza del corso che lui incomincerà a frequentare, con la quale avrà questo strano rapporto
rapporto similsessuale che finirà sempre con il soffocamento, un'altra volta il dolore per risvegliare la vicinanza alla morte, è un'altra condizione, con la perversione sessuale annusata in Snake on June e altri suoi film, della condizione umana, secondo Tsukamoto, per sentirsi vivi proprio. E dicevo, e poi è bravissima anche Nami Tsukamoto nel ruolo dell'amata persa. È un film che vive di sensazioni, vive della grandissima musica, dell'onnipresente Chi Ishikawa, che un'altra volta fa una partitura a dir poco splendida, che si muove su lidi quasi ambientali per poi trasformarsi sempre di più. È una musica che ti appassiona, così come ti appassiona il montaggio, che ti lascia libero attraverso una storia, come ho detto, che fa sempre delle parti di Tsukamoto ancora una volta la sua vita, ma che appunto però viene un'altra volta smembrata da una visione ancora diversa e ancora più intima, forse, della passione, appunto, della morte, di altri concetti che fanno grande il cinema di Tsukamoto, oltre alla sua magia visiva, che in questo film lascia sbalorditi, proprio un utilizzo della macchina a mano che solo il nostro riesce a fare, riesce a essere anche morbido, fluido, riesce a incendiare i nostri personaggi con quattro dialoghi, con delle inquadrature meravigliose, riesce a scavare attraverso il corpo e ci mostra quello che siamo, e forse attraverso, appunto, vedere quello che siamo, forse riusciamo a vivere meglio. E il fatto che siamo fatti di organi, sangue e di tutto il resto, quello è meraviglioso, e attraverso, appunto, il contatto con gli stessi si possa raggiungere a livello almeno del nostro, con ricordo della sua esistenza, anche un ricordo di un'altra esistenza, di un'anima che forse dovrà essere lasciata libera. È un film che ti spezza, un film che però a un certo punto si apre anche e che lascia storditi, proprio perché è assolutamente originale come scrittura ed ha una messa in scena che sbalordisce inquadratura dopo inquadratura. Non riesce a credere che questo film non abbia un cedimento, un film che non può lasciare indifferenti nessuno, un film che mostra un'altra volta un artista che non si ferma davanti a niente e che porta avanti il suo discorso attraverso film sempre più lucidi. E questo è un film lucidissimo, appunto, sulla morte, sulla vita, sull'amore, sull'amicizia, sull'amore anche dei propri familiari, sulla ricerca, sull'accettazione, una cosa memorabile. L'università, appunto, anch'essa che sembra fatta comunque di soprusi, sopraffazioni e di lotte interne, di un certo tipo di crudeltà nell'animo umano, ecco, fra gli studenti, anche questa voglia di dividere e raccontare, un triangolo amoroso però, così come nel Snake of June, in realtà distrutturato quasi. E in tutto questo vive Tsukamoto, e in tutto questo vivono le sue grandissime immagini, che ogni giorno, almeno per il sottoscritto, sono una scoperta. Ogni volta che vedo questi film non rimango altro che stupefatto. Anche Vital, fortunatamente, è stato distribuito in Italia ed è un film di quelli che sono, un'altra volta, se lo ripetivo con Tsukamoto, ma incredibili, memorabili, l'ho ridetto, da tenere, da ritenere, da guardare 6.000 volte. Non si troverà forse molto facilmente, ma fate quello che potete, perché qui si tratta di roba veramente di alto livello, stratosferico, per un regista che in questo Vita del 2004 apre squarci di poesia, di violenza e di introspezione, di vita e morte che raramente si sono visti così. Una storia d'amore del genere non l'avevo mai vista, attraverso una dissezione, attraverso una lama che apre un cadavere e ne riscopre i ricordi e i sogni. Meraviglia delle meraviglie, un vero capolavoro. Il grande Tsukamoto continua il suo viaggio nel suo cinema, estendendo un suo cortometraggio di 23 minuti presentato a Locarno e trasformato in 50 minuti, proiettato nei cinema giapponesi con ottimo successo. Il film è Easy, il muro, che è stato portato anche da noi, incredibilmente, anche questo stavolta. La storia è questa, è la più semplice del mondo. Un uomo si trova rinchiuso in un intercapedile di un muro, dove non riesce a muoversi, senza rumori, senza niente. Rinchiuso in questo muro, praticamente il nostro deve cercare di portarsi sempre avanti per trovare una soluzione, una sorta di uscita, finché non incontrerà una donna, a questo punto, e con lei cercherà di capire, insomma, come uscire da questa trappola, da questo muro, che sembrerebbe però un'entrata in una città quasi metafisica di questi corpi. E quindi è un film che in realtà, se vogliamo dire, è quasi inspiegabile come trama, pur chiaramente ispirandosi al Cubo per alcune piccole cose che era uscito da un po' di tempo. Però il protagonista è Shinja Tsukamoto, fa tutto lui, naturalmente questo è un film costato niente. Se tutta la prima parte giocate i primi 25 minuti sulla solitudine di Tsukamoto, il sonoro meraviglioso, questi suoni, che è lui che deve spostarsi attraverso un muro in cui non ha spazio, in cui deve mettere la bocca dentro questo tubo che passa e farsi quei 5 minuti
di denti che gracchiano sul ferro, mentre noi queste inquadrature ravvicinatissime, chiuse. Poi se vedete il making of è fantastico, è un pezzo di artone, cioè un pezzo di legno dove lui fa tutto. È grandissimo Tsukamoto perché chiude questo incubo in due pareti per 50 minuti, due personaggi, lei arriverà nella seconda parte e la seconda parte diventerà ancora più onirica, più, come ho detto, surreale e grottesca in un certo senso. Se la prima, sempre stramba, poteva avere comunque una sua situazione logica, lui si sveglia lì, non sa da cosa è venuto, magari ce l'hanno messo tutto il resto. Nella seconda Tsukamoto la butta completamente di fuori e dà spazio allo splat, perché cominciano a venire pezzi di corpi da tutte le parti, dà spazio all'angoscia. E il film, pur essendo un mediometraggio, è uno di quei classici film che non vanno assolutamente persi. Chiaramente è criptico, è un film che ognuno di noi ha nella sua testa quello che ci vuol vedere in questo film, perché è un film che sicuramente parla di amore, di solitudine, di dolore, di una società che ti rinchiude, ti schiaccia, che anche quando sei libero forse non vuoi più uscire proprio perché sei costretto in un certo senso a dover essere sempre nelle regole stabilite da altri. E in più il film c'è una fotografia eccezionale, pellicola sgranatissima volutamente, proprio tutto desaturato. È un film assolutamente imperdibile, proprio per chiunque ami un certo tipo di cinema così indipendente, così libero. E quindi nella storia di quest'uomo che praticamente viene messo in condizioni sempre più estreme e difficili più che va avanti, a ogni suo risveglio, diciamo, perché si sveglia, si riprende. È un classico film dove non si sa che inizia e dove non si sa dove finisce, ma volutamente, ripeto, perché secondo me lui, Tsukamoto, ci vuole buttare in un incubo a occhi aperti, in un sogno dove praticamente la mente umana è sempre compressa, un sogno che in realtà è la limpida ma anche ambigua e a tante volte lucida visione di una società, come ho detto, che è quella che Tsukamoto sempre descrive. E quindi questa società che ti rinchiude, come se abbiamo visto in tanti altri film, da Bullet Bullet a Tokyo Fist a Tetsuo, questa società che ti mette in queste mura. E queste mura sembrano una prigione, e questa prigione stavolta non sembra nemmeno avere una via d'uscita se non quella assurda del finale, che però non dà praticamente spiegazioni, ripeto, perché la spiegazione di questa pellicola è semplicemente che esiste. È bellissima, sono quelle cose che guardi e anche se non riesci a capire bene perché, o forse come me mi sono dato alcune spiegazioni, l'amore che viene incontrato un'altra volta attraverso questo buco, questo muro dove questi due si incontrano sconosciuti, ma che magari erano amanti prima e che forse hanno perso il loro amore, così si comportano in questa dimensione grottesca. Non so che soluzione dare a un film che comunque è girato da Dio, montaggio incredibile, sonoro al solito è meraviglioso. Quindi cosa vi posso dire, questo è un mediometraggio, parlare neanche troppo mi pare eccessivo, nonostante sia un film assolutamente bellissimo. È un film che ti vola via, quando finisci ne vorresti ancora, purtroppo, perché tre quarti d'ora sono davvero troppo pochi, non per la riuscita del film che va benissimo, ma per me come spettatore che di Tsukamoto ne vorrei sempre di più. Ma come ho detto precedentemente, Tsukamoto praticamente credo abbia fatto un film sopra all'1 e mezzo e basta, tutti i suoi film vanno dai 60 agli 87 minuti circa. È un regista che cerca di portare al succo le storie, qui la porta al limite, per molti è stato un troiaio, per me è invece l'ennesimo colpo di genio di un uomo che gira un horror grottesco di questo tipo, disturbante fino alla fine ma pieno di umanità. A voi scoprire perché. Il link di Ace è qui sotto, insomma donate su Patreon, mi piace, fate tutto quello che volete per il frusciante, per farlo felice. E poi davvero, se, come ripeto per tutta la monografia, se trovate Tsukamoto da un baracchino, Amazon, per terra, alla vecchia videoteca, da qualunque cosa trovate di Tsukamoto che vi vendano, compratela, perché comunque cascate sempre benissimo. E questo Ace dimostra che anche un'altra volta dopo il palo elettrico e altri da 60 minuti mette il suo, che il nostro Tsukamoto, anche con l'idea del mediometraggio, riesce sempre a portare conclusione. Grandissimo cinema, di più non ho da dire. E siamo quindi nel 2006, parte uno dei film di maggior successo di Tsukamoto, che infatti un paio d'anni dopo girerà subito il seguito. Il film è un thriller horror onirico che deve qualcosa appunto al Nightmare di Wes Craven, deve volendo tanto anche in un certo senso a Cronenberg, Lynch, per un certo tipo di atmosfera e mutazione. Ma detto questo, insomma, il film è Nightmare Detective appunto, interpretato da Ryukei Matsuda, bravissimo nella parte appunto del ragazzo che è il detective degli incubi, Itomi splendida nella parte della poliziotta Keiko, Masanobu Ando molto bravo Wasashima come personaggio, Ren Osuji che fa il detective amico della donna, e poi Shinji Tsukamoto a fare Zero. Allora, il film è questo, la storia è questa: una giovane poliziotta viene mandata insieme a un detective a indagare su dei suicidi, degli strani suicidi, che sembrerebbero però essere commessi in maniera strana, visto che questi sembrerebbero suicidarsi durante il sonno, e tutti questi suicidi sono diciamo uniti dal fatto che tutti prima di morire
avevano chiamato questo numero di telefono al quale corrispondeva questo zero, al quale numero risponde semplicemente una voce, sembrerebbe di una bambina, che chiede aiuto. Quindi i nostri scoprono che probabilmente c'è la possibilità di dover indagare a livello paranormale, quindi vengono fatte due sezioni, una normale che indaga normalmente e l'altra paranormale, dove la nostra praticamente cerca di avere l'aiuto di questo giovane nightmare detective, però che soffre chiaramente della sua condizione, e di lì poi però cercherà di aiutarli, e poi tutto lo svolgimento di un film lividissimo, fotografia magistrale, messa in scena eccezionale, un horror dell'inconscio, inconscio che Tsukamoto conosce benissimo, umano, e che in ogni suo film smembra e ricompone. Questo Nightmare Detective è una storia bellissima, perché è un horror, un film che fa paura, a due o tre scene veramente notevoli, la scena del letto con la moglie, con lui che si suicida dandosi colpo così nel collo, è veramente magistrale, tutta la parte finale durante il sogno di un Enrico e di una ricerca fotografica magnifica di Tsukamoto, naturalmente, che naturalmente anche qui monta, naturalmente anche qui scrive e scenografa, di Chu e Tadashi Ishikawa insieme, musiche tra l'altro straordinarie. Un film bellissimo, film appunto che, come ho detto, funziona sul piano del thriller, perché è un film molto particolare e narrativo in quel senso. Qui Tsukamoto cerca di dare un senso a tutto quello che succede, ed è molto bello che l'entrata del nostro protagonista in realtà arriva dopo metà del film, ed è grandissima questa idea appunto di ambientare quasi tutto il film dentro i sogni dei personaggi, e questo sistema, seppur di creveniana memoria, funziona benissimo proprio perché il grandissimo Tsukamoto un'altra volta crea un cinema talmente avanguardistico che, ripeto, diventa il neoclassico, è talmente potente a livello estetico che lascia sbalorditi. Alla musica viene utilizzata, come ho detto, in maniera spropositata per la grandiosità proprio che la stessa ci propone, e in più Tsukamoto sembra, attraverso Nightmare Detective, porci tanti di quei problemi sulla vita e sul nostro inconscio, su quello che pensiamo davvero e quello che in realtà ci proponiamo di essere per gli altri, che il film è talmente pregno appunto di tutte le passioni umane, delle paure, dell'amore, di una società che ti segna, di una società dove il suicidio, cosa che Tsukamoto continua e continuerà sempre a buttare dentro i suoi film, perché in Giappone poi è una delle tragedie più grosse al mondo, e un'altra volta anche qui il dolore c'è come scelta proprio di consapevolezza per sentirsi più umani, e l'umanità anche di un serial killer che alla fine è diventato tale proprio per una scelta sbagliata e per un caso, il destino che lo ha voluto quasi così. Quindi un film che pur sia horror e thriller, in realtà è poesia pura a livello di personaggi, è poesia pura a livello di interazioni, è pieno di cambi di cromatismi, i colori fanno quello che vogliono, un film meraviglioso sotto questo punto di vista, come sotto il punto di vista narrativo e del ritmo, perché il film va via che è una bellezza, ti prende tantissimo, un vero thriller horror puro stavolta, nonostante, come ho detto, sia Tsukamoto, e quindi Tsukamoto ci butti dentro tutti i flash del suo cinema, e che qui diventa enorme. Per me Nightmare Detective è un capolavoro, molti hanno detto è un film minore di Tsukamoto, ma quando mai, è un film meraviglioso, è uno di quelli, è un'ennesima idea di cinema completamente anarchico e folle, completamente unico, e Tsukamoto ha questo, ha questa forza, questa intelligenza, questa potenza anche nella narrazione, che raramente veramente riusciamo a trovare in qualsiasi altro regista. E qui trasformandoci in qualcosa che può ricordare, come ho detto, mille film dell'orrore, in realtà tira fuori una cosa completamente originale, asfissiante, un film che ha quella cupezza, quel modo di schiacciare un'altra volta, che è sempre presente nel cinema del nostro, nonostante poi l'ampiezza degli sguardi sia enorme in una città come quella di Tokyo, appunto. Insomma, un'indagine sulla follia fatta di grandi tagli di montaggio, di messa in scena frenetica, di cromatismi, come ho detto, allucinanti, e del solito pensiero del grande Tsukamoto verso la vita, che qui forse viene espresso da zero. È un film anticonsumista, antimaterialista, anticapitalista, e quando l'uomo ha deciso che quello che ha è il suo valore, e il suo valore è la fine, questo ci dice Zero. Zero tenta anche di manipolare la psiche dei nostri, è un grandissimo personaggio, e il grandissimo Tsukamoto si rende conto che gli mette perle vere di filosofia in bocca, eppure è un serial killer, ma ripeto, è qualcosa che non va visto estremamente in maniera reazionaria o chissà come, è che Tsukamoto indaga l'animo umano e ci porta appunto all'interno di una cosa torbida, claustrofobica come poche, che è questa meravigliosa pellicola, ripeto, una pellicola che a me ha lasciato sbalordito un'altra volta, sbalordito è la parola di questa cazzo di monografia, perché ogni film mi lascia senza parole, perché Tsukamoto ogni film cerca di cambiare il suo stile adattandolo a ciò che sta girando, e il suo stile diventa sempre più unico e sempre più riconoscibile, e questo Nightmare Detective non fa alcuna differenza con gli altri. È qui sotto il link, questo è uscito in Italia, meno male, io ci
ho il mio bel DVD, me lo sono visto nella retrospettiva. Ah, bene, il cinema è uno spettacolo, così come Nightmare Detective 2, di cui andrò a parlare, che forse è ancora più complesso e meno, se meno incanalato nel genere, diciamo così. Ma questo è un film che, ripeto, è un thriller horror puro, però è surreale, però ha anche una voglia di attaccare un certo tipo di società, e cerca di farlo però attraverso un uso paziente dei mezzi dell'orrore. Ci sono anche dei bei salti sulla sedia, ci sono, la tensione è sempre altissima, e proprio la suspense si alza, si eleva fino all'orrore puro, proprio perché Tsukamoto è un maestro nel riuscire ad angosciarsi e nel conoscere come siamo dentro, come conosce l'inconscio umano e conosce le nostre paure e le nostre voglie, e quindi riesce ad esprimere benissimo in un film anche come questo, Nightmare Detective, che, ripeto, definiscono minore e che invece secondo me è uno dei suoi maggiori capolavori. Film eccezionale, link è qui sotto, per favore donate su Patreon se potete, iscrivetevi al canale, mi piace, campanellina per avere subito la notifica, ma soprattutto, lo ridio tutte le volte, Tsukamoto è come il porco, l'ho detto, non si butta via nulla, quindi questo Nightmare Detective, visto che mi sa che si trova ancora, forse, fatelo vostro, al limite metto il link qui sotto, trovatelo do cazzo vi pare, ma trovatelo, perché è uno di quei classici film dove si può imparare tantissimo e dal quale forse si può anche partire, se uno non conosce Tsukamoto, per capire un po' della sua estetica, anche se io, come ho detto, partirei da Ragazza del Palletto e venire su per capire la crescita di un regista che ogni film riesce a dare qualcosa di diverso al suo spettatore e riesce ogni volta a sballottare uno come me che li ha visti tutti, perché ci trasporta sempre in una condizione in cui il suo cinema è riconoscibilissimo a livello visivo, a livello narrativo, ma che rimane completamente innovativo per le scelte, appunto, che il nostro fa di montaggio, fotografia e altro, che sembrano simili agli altri film ma che vengono sfruttati qui in maniera narrativa completamente diversa. Quindi un film lividissimo, un film crudelissimo, ma un film anche che apre uno spiraglio verso il finale, insomma, di speranza. Per me un grandissimo film, a voi come al solito l'ultima parola. Visto il bel successo del film del 2006 di Tsukamoto, il nostro nel 2008 gira il sequel di Nightmare Detective 2. 2008, il film doveva essere inizialmente un puro sequel del primo, doveva tornare in scena la nostra poliziotta, doveva tornare in scena un'indagine di quel tipo, ma la protagonista, Hiroki mi pare si chiamasse, rifiutò la cosa, e quindi Tsukamoto, e stavolta rinuncia quasi alla trama thriller, la trama gialla praticamente è inesistente a livello proprio narrativo, perché se nel primo Nightmare Detective, come abbiamo visto, il tutto comunque era collegato da un thriller, da un'idea di dover scoprire chi era un colpevole, le sue azioni, come faceva e tutto il resto, e quindi aveva un ritmo e un modo di narrativo seppur sempre tsukamotiano, un po' più regolare e thriller horror, diciamo. In questo Nightmare Detective 2 in realtà Tsukamoto si abbandona di nuovo e completamente all'uso della macchina a mano e all'idea appunto dello scansionare l'animo umano attraverso, sì, sempre un horror dell'anima assolutamente, però senza doversi aspettare, diciamo così, da questo film qualcosa di simile, ecco, al Nightmare Detective il primo, perché proprio Tsukamoto fa un film a sé, completamente a sé, dove in realtà le paure e l'inconscio del nostro protagonista vengono molto più a galla che appunto come erano appena accennate nel primo capitolo, e in più la storia si congiunge a un semplice caso, insomma, una serie di ragazzine di una scuola maltrattavano, bullizzavano un'altra ragazzina che aveva paura praticamente di tutto e vorrebbero l'aiuto del nostro detective perché negli incubi di Noro, insomma, questi la perseguitano nonostante non si faccia più vedere, e dall'altra parte il nostro invece ha incubi continui del suo passato e del suicidio della madre, che anch'essa sembrava, a detta del padre, essere diventata ingestibile perché aveva paura anche della sua ombra, e di lì, insomma, tutto il racconto che sfocerà su vari pari narrativi, appunto il presente, il passato del nostro, 3-4 sezioni del sogno, il tutto messo in scena da uno Tsukamoto in una forma micidiale, se si vuol dire. Forse questo è ancora più interessante del primo a livello di messa in scena. Tsukamoto si abbandona completamente all'onirico, si abbandona completamente all'idea di poter portare in scena un incubo puro, e quindi ormai siamo dalle parti
parti qui veramente linciane, siamo le parti bergmaniane, siamo dalle parti di un certo tipo anche di un primo von Trier, volendo. È un film che non lascia assolutamente indifferenti, proprio perché Tsukamoto, che anche stavolta montaggio, chiaramente fotografia e tutto il resto, riesce a portare in scena un'altra volta con maniera meravigliosa, con una regia che scandaglia l'animo umano proprio attraverso l'uso della macchina, riesce con quella macchina tremolante a farci entrare dentro le paure, con quella quel montaggio completamente anarchico, un'altra volta a trasportarci in uno spazio onirico totalmente credibile. E quindi è un film che poi alla fine, quando lui insomma diciamo comincia a voler interessarsi al caso della ragazzina, proprio perché trova delle somiglianze fra la madre e la vittima delle ragazzine che le perseguita nel sogno, inizia il tutto a sembrare ancora più pericolosamente diciamo così linciano, nel senso che comincia a mescolarsi 250 piani narrativi e tutti hanno un loro senso, compresi nel loro insieme, ecco. E perché poi Tsukamoto chiaramente riesce a trasmetterci questa emozione di paura grazie a un uso sapiente, come al solito, della musica, che è sempre del sodale Chi Ishikawa, che qui però è coadiuvato da Kawawara, e fanno un ottimo lavoro. È un film, come ho detto, che continua a seguire una linea tsukamotiana completamente unica, nessun cedimento a livello proprio tecnico. Il film diventa un'altra volta un'espressione innovativa del pensiero tsukamotiano e del suo modo di fare cinema, che ripeto è sempre unico, e anche questa volta qui riesce a lasciarti a bocca aperta, perché venendo fuori da Nightmare Detective, magari probabilmente se l'attrice avesse pensato di farlo, il seguito forse sarebbe diventato più simile, non so, avrebbero inventato qualcos'altro, chissà cosa aveva pensato Tsukamoto, ma in questo caso, costretto anche appunto dalla ragione, ha dovuto scrivere un film molto più incentrato sulla figura del nostro Nightmare Detective, e in questo modo concentrandosi su un personaggio e meno sulla storia gialla, perché poi l'idea della ragazzina è tutta quasi un McGuffin per far capire al nostro cosa succede, anche se poi quella è una parte molto interessante, risulta appunto, come ho detto, un'indagine sì, ma se non dell'inconscio, se non solo dei sogni, proprio dell'umanità, delle sue paure, delle sue fobie, dell'idea della paranoia, così costruita così bene, poi delle immagini, da un montaggio che danno proprio il senso della stessa, le immagini del flashback sono spettacolari, così come una fotografia a tratti meravigliosa che per tutto il film secondo me riesce a donare proprio i giusti tagli e la giusta idea per dare allo spettatore ancora più cognizioni del malessere o dell'essere dei nostri protagonisti all'interno della storia stessa. Quindi ripeto, un film totalmente differente dal primo. Il nostro è ancora più distrutto, è ancora più chiuso all'interno della sua voglia di scomparire, della sua voglia di morte. Tutto questo Tsukamoto ce lo racconta però con uno sguardo che forse stavolta, nel mescolare come nel film realtà che poi potrebbe diventare sogno, ma che poi potrebbe essere realtà anche nella realtà filmica come nella nostra, Tsukamoto trasforma appunto il personaggio del detective, in realtà che indagava negli incubi del primo, lo trasforma in una persona che ormai in realtà quello che cerca di scoprire è i dolori che provengono dal passato, perché ricordiamoci che il nostro Nightmare Detective chiaramente legge anche nel pensiero altri poteri, diciamo, oltre che quello di entrare nei sogni e scandagliarli, che qui comunque, ripeto, ci sono delle scene una più bella dell'altra, ma è un film che un'altra volta ti spezza ed ha in questo personaggio, questa volta, ripeto, alla fine un certo tipo di lampo all'interno di tutto questo magma di nero, di oscurità che ci circonda, che è la vita secondo Tsukamoto. Comunque stavolta ci lascia anche un lampo di certezza forse nel futuro, e quindi su un finale assolutamente magnifico. Poi è un film violentissimo, a un certo punto estremo, certamente estremo soprattutto nei sistemi narrativi, nel linguaggio, nella grammatica che Tsukamoto conosce benissimo e che utilizza proprio per portare lo spettatore su un altro piano. Se noi ci aspettiamo con quell'inquadratura qualcosa di quel tipo, Tsukamoto cambia in quel senso la grammatica e ci propone un tipo di inquadratura che di solito è fatta per fare un action, una scena d'azione, magari in realtà per fare una scena molto intensa, e questo sbalordisce ancora di più e rende ancora più schizzoide il tutto. Quindi un film che neppur nel suo essere narrativo, non come il primo, è comunque abbastanza seguibile nella filmografia di Tsukamoto, è comunque un film inquietante, angosciante e anche enigmatico, chiaramente in molte sue parti, e lo spettatore è coinvolto e deve
in un certo senso anche sforzarsi di cercare di capire ciò che Tsukamoto ci vuole dire, anche perché essendo un regista secondo me così universale ma anche così particolare, ripeto, ogni suo film per ogni persona che lo guarda è un'esperienza completamente diversa da tanti registi che magari danno quasi a tutti le stesse sensazioni. A me questo Nightmare Detective 2 ha dato proprio una sensazione di malessere, di angoscia totale per quasi tutto il film, e poi alla fine in realtà mi sono sentito come il liberato, e tutto questo grazie proprio ai mezzi cinematografici usati in maniera perfetta. I tempi sono quelli giusti, il montaggio, come ho detto, è di altro livello, e al solito il Tsukamoto è una monografia forse un po' monotona, monotonografia, perché con Tsukamoto che dire, io lo amo a tal punto che anche se poi dovessi essere ancora più obiettivo, secondo me comunque questo è un filmone incredibile. Questo poi rischia come un pazzo, passa da un film che ha avuto successo, thriller più legato a un'indagine e quindi anche in un certo senso più vicino a Kreven, a un certo tipo di cose, e qui invece smonta il tutto e gli incubi servono, sì tutto serve, ma in realtà serve per scandagliare l'animo umano e per far capire come anche le ferite più intime sono difficilissime da rimarginarsi anche dopo anni e anni, i ricordi come passioni non si spengono mai e da lì i dolori. Insomma, un film perfetto, e parla di amore, di vita, di bullismo, di scuola, questo ritorno della scuola dove la di bulli comunque sin dal ragazzo del palo elettrico, che possa essere l'università di vita, quest'idea di una società che comunque si unisce per distruggere quello che sembrerebbe essere il più debole è veramente terribile, e come lo descrive il nostro Tsukamoto in maniera così diretta, lineare, ma senza fare alcuna moralina, è assolutamente eccezionale. Quindi per il sottoscritto questo Nightmare Detective 2 del 2008 è semplicemente un'opera mirabile, un'altra di quelle che rendono giustizia al registone Shinjona, che per me resta uno dei migliori registi di tutti i tempi. Io proprio credo che ci sia un po' Tsukamoto, come ho detto credo che sia uno dei registi più influenti degli ultimi 40 anni, e credo che il suo cinema sia talmente forte che rimarrà per sempre. Questo Nightmare Detective 2 dimostra che in realtà il 2 dietro è semplicemente per venderlo, perché è completamente un'altra storia, è completamente un altro film, un film di una bellezza abbagliante, che io insomma metto qui sotto il link se c'è, e puppatevelo anche questo, perché ripeto, Tsukamoto è imperdibile per tutto. Quindi donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, donate, fate il cavallo che vi pare, insomma lampanellina, così vi viene subito la notifica, e al solito, come dico, ho ogni film di questa monografia, ogni finale diciamo di piccola recensione, dico sempre, per favore cercatelo, cercate di vederlo, cercate di comprarlo, cercate di smuovere un po' questo cinema, perché il cinema orientale è eccellente e va riscoperto anche in questi film che in fin dei conti sono degli ultimi 10-15 anni, gli ultimi lavori di Tsukamoto arriva al 2018, quindi insomma fate un po' voi. Tsukamoto dovrebbe essere sulla bocca di tutti e invece non c'è mai. Diciamo che Nightmare Detective 2 non è uno dei suoi film più facili, ma è forse uno dei suoi film più belli e personali della seconda fase. Poi, insomma, fate voi come al solito, il link è qui sotto. E poi arrivò, così come per miracolo, in concorso al Festival di Venezia del 2009 il terzo capitolo di Tetsuo, stavolta girato per il mercato internazionale, quindi il primo film di Tsukamoto girato in lingua inglese con un protagonista americano, e Tetsuo 3 The Bullet Man, appunto del 2009, sempre scritto, prodotto, montato, fotografato e tutto quello che si può fare, diretto chiaramente da Shinjone. È un'opera che fu criticata aspramente definendola lontanissima dai primi due. E allora, ora, chiariamoci subito, in realtà questo Tetsuo 3 è un film bellissimo, secondo me è un film diverso. Tsukamoto analizza un altro periodo dei corpi umani, lo fa attraverso sempre la solita follia, vi distruggerà le orecchie e gli occhi chiaramente, come al solito, e giustamente con le sue botte visive e sonore, però chiaramente si lascia prendere, giustamente forse, per chiudere per ora questa trilogia, da un livello narrativo molto più lineare delle prime due parti. Se nel primo Tetsuo era completamente onirica, la cosa è grottesca, leggibile solo attraverso comunque la trama, varie intuizioni e soprattutto allegorie, nel secondo già la narrazione, come avevo spiegato, diventava più facile, più intuibile in un certo senso. In questo è chiaro, anche per la mutazione del corpo, se nell'altro era meno chiarificatrice, qui è completamente chiarificata dagli esperimenti che venivano fatti dal padre sul nostro. In questo, infatti, questo The Bullet Man è la storia di questo Anton, uomo di affari, ricco, sposato con una giapponese, la bellissima Yuriko, e ha un figlio piccolo, Tom, vive a Tokyo e ha una vita felicissima nonostante abbia perso la madre da poco. Quando vanno a trovare il padre, Ride, del nostro protagonista, al ritorno praticamente il bambino viene ucciso davanti ai loro occhi.
Rocky viene arrestato, viene ammazzato. E questo praticamente comincia a insinuare il senso di colpa al nostro e alla ricerca di chi era la guida, insomma, che lo porterà a trasformarsi sempre più in una macchina metallica, però fatta stavolta molto robotica, molto di distruzione proprio a livello quasi androide da combattimento. E tutto questo perché c'è sotto poi il Tetsuo Project, tutto quello che porterà in realtà a una spiegazione di un film che è dialogato praticamente per quasi la metà del film, come tutti i film di Tsukamoto messi insieme, nel senso che i dialoghi in questo film sono molto più ampi degli altri Tetsuo, sicuramente di molti altri suoi film, e sono scritti anche benissimo. Il film è più caricatore, ti vuol dare una trama specifica per la quale il nostro ha questo tipo di mutazione, ed è meraviglioso come viene gestita questa cosa a livello proprio fotografico, al solito bianco e nero colore, ma è il metallo e il metallico che comunque la fa da padrone in ogni caso. Il montaggio è a dir poco micidiale, ormai Tsukamoto a livello tecnico sa fare quello che vuole, gestisce le musiche in modo spettacolare, musiche che al solito Ishikawa piglia alla stragrande, proprio potentissime, molto molto belle, e danno il ritmo proprio al cambio di immagine, alla frenesia dei cromatismi del nostro. Un film che racconta la storia di questo uomo e la sua solitudine, la sua paura di uccidere, di non essere in grado di potersi fermare di fronte alla sua trasformazione in totale androide da combattimento. E naturalmente non abbandona tutto il suo discorso sul sesso, anche qui l'erotismo e le nudità sul corpo femminile sono gestite in maniera eccezionale. Non abbandona appunto l'idea della famiglia, dello smembramento della stessa e dei dogmi che può comportare non doverla smembrare. Il film chiaramente è al solito ambiguo su alcune cose. Il nostro Tsukamoto fa quasi un film di vendetta, ma che in realtà è una vendetta non cercata ma subita in un certo senso, e riesce a portarci addosso, proprio dentro, infilarci un'altra volta nella sua testa, grazie al mutare delle sensazioni che ha questo film. Se in Nightmare Detective 2 Lynch la faceva da padrone, qui torna fuori di fuoca Cronenberg, la sua voglia un po' ancora più punk e industriale, torna fuori un certo tipo di grinta che non esisteva nei film Nightmare Detective 1 e 2, non che lo fossero più brutti, come ho detto, ma erano diversi. Qui uno Tsukamoto che torna forse all'origine a livello in un certo senso filmico, ma che sono origini in realtà che sono ormai evolute e che quindi cambiano tutto il discorso, perché la narrazione, come ho detto, diventa più fluida, i personaggi sono più consapevoli, la recitazione è anche meno sopra le righe e i dialoghi danno un senso molto più narrativo al tutto, perché le spiegazioni ci sono, logiche e ci sono, filmiche, quindi uno se ci vuol credere ci crede. E tutto questo però, ripeto, attraverso lo sguardo di una persona che distrugge questo mondo di perfetti uomini di affari, colletti bianchi, che in realtà covano al loro interno solo una voglia assoluta di distruzione, autodistruzione e di contaminazione del mondo attraverso il loro seme distruttivo, che è appunto la disumanizzazione completa a favore del lavoro, dei soldi e del possedere ad ogni costo. Quindi un film meraviglioso per me, chiaramente è un film degli anni 2000, ormai sono passati dal primo Tetsuo praticamente 20 anni, e quindi insomma non è che il nostro Tsukamoto ha fatto di tutto nel mezzo, e qui riprende il suo, diciamo, figlio, primo figlio che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo, è probabilmente il suo miglior film nel vero senso della parola, il suo capolavoro e capodopera, perché di lì parte tutto, nonostante poi, come mi hai detto, ci siano capolavori a rota in questa monografia. E quindi, riprendendo in mano un certo tipo di voglia di raccontare quel tipo di cinema, il nostro ne racconta uno nuovo attraverso uno sviluppo che, ripeto, è tra Robocop, è un film di Cronenberg e quasi una cosa tipo Guyver, la butta completamente di fuori, diventa pazzo a livello di movimenti di macchina che in alcuni momenti sono veramente così tagliati, così lancinanti, così freddi, che disturbano veramente anche volutamente lo sguardo dello spettatore, che si trova sballottato in una storia che sembra stavolta diretta e che invece poi è piena di curve, e quindi ogni volta si rimane un attimo storditi e ci si riprende con il sorriso sulla bocca e il cuore sempre più pieno, perché ci rendiamo conto di aver visto il grande cinema. È un racconto meraviglioso sulla paura suburbana, sulla paura dell'industriale, del post-industriale e del post morte, del post trasformazione. La carne e il metallo ormai si fondono per diventare un'arma micidiale, per diventare un'arma che viene inseguita, un'arma che cerca di capire perché è tale, e questo è meraviglioso. L'androide fa parte anche questo della storia, qui è tutto veramente qualcosa di
inimmaginabile. Tsukamoto, come sa, al solito va visto per riuscire a essere capito e spiegato realmente, va veramente visto perché è un regista che condiziona l'animo umano, e in questo Bullet Man riesce a condizionare i personaggi così come condiziona lo spettatore. È un film bellissimo, trilogia che per ora non si poteva chiudere in miglior modo, nonostante sia più o meno massacrata da tutti, nonostante sia considerato un film di Mori Tsukamoto, forse lo è per me, è qualcosa comunque di imperdibile proprio perché riesce a mescolare anche un certo tipo di azione, violenza, che non manca mai sangue, e delle cose mostruose, le trasformazioni, ormai il metallo e la carne si fondono come si è ormai fusa tutta la grandissima arte cinematografica di Tsukamoto, che ci trasmette in ogni suo film una sensazione sempre diversa e sempre più potente. Questo è Tetsuo The Bullet Man, un film assolutamente imperdibile sulla distruzione del corpo e sulla distruzione anche dell'anima e del cervello attraverso condizioni ingiustificate, sia a livello sociale che appunto a livello anche stavolta scientifico, morale e etico. Un film straordinario del grande Tsukamoto che non delude mai. Dopo appunto il terzo capitolo di Tetsuo, il nostro invece torna, e subito dopo nel 2011 con questo film Kotoko, interpretato dalla grandissima Kokko, appunto, che qui interpreta appunto Kotoko, questa donna, questa madre single che non ha marito e che deve crescere questo ragazzo, questo bambino. La donna però è instabile per un piccolo problema, un grosso problema in realtà, vede le persone sdoppiarsi, ne vede una cattiva e una buona e viene attaccata da quella cattiva, non sa mai qual è quella cattiva e quella buona, e questo suo modo di vivere chiaramente la porta su una linea della paranoia e della schizofrenia mentale. Certo è che l'unico modo che ha per calmarsi è cantare in maniera beata, ballare, liberarsi, e in questo modo la sua mente è libera e riesce ad essere cosciente. Il problema è che poi a un certo punto però tutto questo sembra per le autorità un po' troppo e li portano via il bambino dandolo alla sorella di lei, e a questo punto praticamente la nostra dovrà andarla a trovare ogni tanto, le scene bellissime in cui porta i regali e cerca di avere questa confidenza, diciamo così. Quindi la nostra sembra stare veramente male, ma in realtà poi incontra uno scrittore che la sente cantare sull'autobus, si innamorano e sembra andare tutto bene fino a un twist che non vi sto a dire. La Kotoko è un film che analizza una donna fragile, una donna che vive in un mondo che un'altra volta la schiaccia, nelle sequenze dove il bambino piange insistentemente con macchina a mano perenne e montaggio incredibile, a volte piani sequenza meravigliosi, il nostro Tsukamoto e ci fa entrare in una paranoia di questa donna che chiaramente non riesce ad essere madre in quel momento, ha il pensiero della morte del figlio sempre in testa, l'odio in un certo senso che si nota mescolato a quest'amore, questo dualismo appunto del fatto di non avere il padre per il bambino, forse si ripiega sulle sue visioni e sul suo modo di vivere una vita che in realtà non è quasi mai vissuta, finché non arriva addirittura la mancanza del bambino. A quel punto noi troviamo lei molto umana, molto donna, solo nelle parti in cui lo va a trovare, nelle altre parti è una cosa molto particolare, scene meravigliose quando si taglia quel sangue che spruzza fuori, e il dolore come tentativo di fuga. È un film dove il nostro scrittore, interpretato meravigliosamente da Shinji Tsukamoto, fa un personaggio splendido, è una coppia incredibile, quasi un personaggio che sembra venire da un inconscio per come poi scomparirà, e in tutto questo si staglia meraviglioso un grandissimo Tsukamoto che stavolta riesce per il 60% del film a rimanere rilassato, a seguire la nostra in silenzio, con dei silenzi meravigliosi, con delle inquadrature che fanno vita. Tsukamoto si dimostra anche in questo film un grande artista, forse non è un capolavoro questo, forse è un Snake in June in minore, forse non lo so, è sempre il tentativo di cercare di trovare una liberazione di una donna dai suoi pensieri, da una società che ti schiaccia se non sei come vuoi, e l'interpretazione è magistrale, ed è un film minimalista nella messa in scena, minimalista nella recitazione. È un film che riesce a colpire, ripeto, perché ha questo modo di strutturare il nostro film e di destrutturarlo, Tsukamoto, che è anche una volta unico. Ci troviamo di fronte in realtà appunto allo smembramento, alla rinascita forse di una donna che riflette sulla sua maternità, riflette sulla sua condizione di vita e che soffre appunto di questo dualismo visivo, che è un'idea geniale, magistrale, così come è meraviglioso il doppio finale intuitivo che solo voi dovete vedere se vedete il film, perché solo quel finale lì vale la carriera di un regista qualsiasi agire adesso. È un film che riesce a trasportarci perfettamente nell'idea
di questa donna. Ripeto, tutte le scene all'interno della casa dove il suo cervello deve cercare di trovare qualcosa sul viso di questa attrice per cercare di non sbattere il bambino nel muro, cercare di mantenere tutto mentre le pentole cadono, mentre il fuoco brucia, mentre l'acqua scorre, mentre il bambino piange. Una situazione incredibile, raccontata però in maniera notevole da uno Tsukamoto attraverso proprio i mezzi cinematografici. Non c'è mai retorica, non c'è mai pena, c'è sempre una sensazione di disagio, una sensazione di malinconia, una sensazione anche di tensione, quasi, quasi un nero in quel senso, di sicuro un dramma nerissimo. E tutta poi la seconda parte in realtà, che sembra aprirsi, poi si richiude, poi si riapre, un labirinto questo film, ti porta in una strada dove sembra di poter avere un'uscita, invece ti trovi a dover tornare indietro e dover cercare di trovare un'altra uscita. E così come per la nostra protagonista, che sembra di aver trovato un'uscita che forse però non è nemmeno mai stata tale. Insomma, che vi devo dire di più? È un film molto riflessivo, complesso, spezzato appunto da queste botte di Tsukamanate, che però sono perfettamente inserite all'interno di una narrazione di un film che alcuni hanno definito lento, moscio, due palle, oppure addirittura inutile. Ora io che critica, qui bisogna dire che Tsukamoto tira fuori delle schegge assolutamente di follia nella parte per il finale, dove tutto diventa onirico nella testa della nostra. È a dir poco magistrale come viene gestito per tempi e per messa in scena. Se, ripeto un'altra volta, ci siamo di fronte a uno dei registi più importanti di tutti i tempi, e ci fa capire perché riesce a gestire tutto, anche questo dramma che poteva essere in mano a qualcuno, qualcosa di veramente moscio, retorico, assolutamente imbarazzante, il nostro, grazie a dialoghi messi dove devono stare, grazie appunto a una recitazione tenuta a bada, e grazie soprattutto anche a una ricerca estetica di violenza e sangue, cioè senza dover mai cadere nell'assolutismo di alcuni film buonisti americani, che poi si esce da tutto per forza. Il nostro ci fa cadere in una spirale della nostra protagonista, che sembra quasi impossibile da poter mai diventare un cerchio, cioè chiudersi, alla fine diventare un punto, e invece a un certo punto forse il tutto cambierà con quel finale, come ho detto, bellissimo. Non so nemmeno se si trova, anche questo purtroppo quasi introvabile, sono i film che vedi una o due volte nella vita, o trovi appunto il supporto straniero, perché non ce l'ha a fare con la lingua inglese, se va bene, come è capitato al sottoscritto. Spero di poterlo mettere qui sotto, perché qui siamo di fronte a un'altra volta a un'opera talmente meravigliosa, un dramma che in un certo senso bergmaniano, e che porta a galla anche un certo tipo di altro tipo di influenze del nostro. Siamo di fronte a un cinema che si eleva proprio attraverso i suoi momenti di liricità, ecco, epicità, che raramente si vedono ormai sul grande schermo, abituato solo a botte e scoppioni, lento, ossessivo, che ti strangola e che ti lascia praticamente come un rivolo di sangue sulla gamba, appunto, e come il sangue che spruzza dalle vene della nostra, lasciando che il suo cinema sia però sempre così, è per me innovativo. Secondo me Tsukamoto è uno di quei registi che parte con l'idea di dover fare il film che vuole, sapendo già dove andrà a sbattere, e sapendo anche che con un film come Kotoko in realtà molti dei suoi fan della prima ora potrebbero anche lasciarli perdere, ma a lui non interessa e gira praticamente un dramma che lascia basiti un'altra volta per grazia, anche perché stavolta ha una grazia, ha un'eleganza in alcune riprese che lasciano sbalorditi e sbalorditi, rieccoci con la solita parola, perché è così Tsukamoto. Ogni film è un'esperienza, è un viaggio, è un qualcosa di diverso attraverso le parti più oscure del nostro corpo, che forse libereranno appunto col dolore, col canto e con la gioia le parti migliori. Quindi a voi la visione di Kotoko, mettovi sotto se c'è il link, e poi spero che vi garbi se riuscite a vederlo, ma è veramente difficile, se amate il grande cinema, che un film del genere non mi colpisca nell'anima. Dopo il digitale esplorato per la prima volta in Kotoki, il nostro gira anche il successivo film Fires of the Plan. Questo è un film, di un remake di un film del 1949, mi pare, giapponese, un classico appunto del film bellico nipponico. Il nostro decide di farne un remake, questo Fires of the Plan, Nobi, appunto del 2014, film di guerra, e quindi il nostro decide per la prima volta di affidarsi completamente a un film drammatico di guerra, cosa che è un altro genere che non aveva mai perfettamente utilizzato. Siamo nel 1945,
1945 nelle Filippine. Battaglione di Tamura è completamente distrutto. Lui è l'unico sopravvissuto, soffre di tubercolosi e decide di dover scappare, disertare, cerca di scappare disperatamente nella giungla, appunto, dove incontrerà altre persone, altri commilitoni che cercano altri disperati, appunto, di fuggire da tale inferno, proprio perché il loro unico scopo, appunto, quello di raggiungere una base per poi arrivare a casa diritti e diretti. In tutto questo, Tsukamoto che cosa fa? Fa un film antibellico per eccellenza, è un film dove in realtà tira fuori tutte le magagne del nazismo, del fascismo giapponese del periodo, e lo fa con una forza incredibile attraverso una descrizione assolutamente inedita della guerra. Secondo me Tsukamoto qui tira fuori un film geniale un'altra volta e ci trasporta attraverso delle immagini meravigliose in una storia onirica di ferina follia, violentissima, a tratti insostenibili, corpi che esplodono, ma è un film fatto anche di pura poesia verso la meraviglia di un certo tipo di cinema che può ancora lasciare lo spettatore basito davanti a uno spettacolo che non per forza deve essere fatto di effetti speciali. E qui lo spettacolo, oltre a essere quello appunto della scenografia naturale, e i costumi sono splendidi, la messa in scena, bravissimi tutti gli attori, da Lily Frenzy a Nakamura fino appunto allo Tsukamoto stesso, al buon Din Yokombe, un film interpretato veramente benissimo, ripeto. Poi Tsukamoto qui viaggia con un modo di regia un'altra volta è molto particolare, ripeto, al di là delle situazioni oniriche e della follia con cui descrive questo viaggio, è proprio il sistema narrativo che viene sconvolto dalla messa in scena di Tsukamoto, che ci descrive un mondo terribile fatto di uomini terribili e di una spietatezza proprio di quelle che irrompono direttamente proprio quando l'essere umano si fa prendere la cosa peggiore che può esserci nella sua vita, ovvero la guerra, vista come un atto imminente nel periodo, da Tsukamoto che appunto decide di fare il film perché odia la guerra e lo vede come un pericolo di minaccia questi anni, XXI secolo, e ne voleva parlare attraverso appunto un'allegoria, e un'altra volta un'allegoria sul Giappone, come ha dichiarato, un'allegoria sul suo fascismo mai spento e su un certo tipo di revisionismo che all'epoca specialmente i film cercavano insomma di riportare, quasi come dire, c'era l'imperatore, non è proprio colpa nostra. Invece Tsukamoto picchia duro e ci dice che sono i buoni e i cattivi di quella guerra senza alcun problema, ma ci dice anche che la guerra è una merda proprio, come condizione disumana e mai umana, quelle meravigliose in primissimi piani sui personaggi, questa giungla che stavolta non è più d'asfalto come era in Tokyo o in altri suoi grandi film nelle grandi città, stavolta la giungla e l'immensità è diversa, un'immensità che però ti stringe appunto come nella città nei suoi vicoli stretti, piegati, solo che stavolta sono alberi, sono ombre. È un film magistrale sui tempi, magistrale per la descrizione dei personaggi, con dei dialoghi fantastici, la musica al solito di Ishikawa e funziona alla stragrande. Il film è tratto tra l'altro da un romanzo famosissimo in Giappone, ovvero La strana guerra del soldato Tamura di Shokei Oka, che appunto è il soggetto del film. Poi tutto il resto, sceneggiatura al solito, montaggio, non lo sto a ridurre, se lo dico sempre, fotografia, costumi, è tutto Shinjone Tsukamoto, tranne la musica, come ho detto, che è parte sempre presentissima del film del nostro Shinja, che qui, come ho detto, secondo me smembra il genere e ci tira fuori un'altra volta un film completamente tridimensionale, nel vero senso della parola, a tre dimensioni, ma non per come si vede in 3D, o perché riesce a trasportarsi in un film di guerra, in un dramma, in una sorta di trip onirico, tutto senza mai perdere assolutamente il filo dell'idea di ciò che ci vuole raccontare, e non, senza mai che i personaggi subiscono questa forza visiva e perdono come caratteri, assolutamente sono dei caratteri bellissimi, dei personaggi fantastici, come ho detto, ben interpretati. Poi come sempre nel cinema di Tsukamoto comunque si cambiano le prospettive, il fatto di girare con un digitale qui molto più invasivo, che in Kotoko dove la fotografia era più liscia, è molto più invasivo, e la macchina a mano, questa sensazione semidocumentaristica, sembra di essere lì, se non fosse per alcune parti completamente schizzoidi, sembrerebbe di essere veramente in quel momento, se non fosse che meravigliosamente e astutamente Tsukamoto fa rimbalzare le immagini così moderne, così anni XXI secolo, con una storia in realtà così passata. Questo incrocio volutamente strizzato all'interno di una storia, come ho detto, semplice, ma che si può aprire a mille divagazioni, è un risultato enorme. Un'altra volta il nostro continua ad andare avanti, continua a sperimentare, sperimenta il digitale e lo fa appunto attaccandosi ai suoi personaggi, cercando di aumentare la profondità di campo, restringendone sempre di più però gli ampi lati, cercando, come ho detto, cercare di rinchiudere i nostri personaggi all'interno di una storia
meravigliosa. È un altro film da vedere, io questo purtroppo l'ho visto veramente una volta sola, quindi parlo di quel che mi ricordo, perché questo l'ho visto una volta proiettato a un festival e poi io non l'ho più visto e non sono mai riuscito a trovare nemmeno un supporto, non l'ho mai cercato, forse neanche me ne ero dimenticato, proverò a metterlo qui sotto se c'è, quindi sarà buono per tutti. Che questo è un film del quale ho parlato e mi ricordo tantissime cose benissimo, e sono passati 7 anni, perché è un film che non si dimentica, non si dimentica assolutamente, non si dimenticano le facce, non si dimenticano gli smembramenti, non si dimentica la messa in scena e non ci si dimentica di un grandissimo Tsukamoto che un'altra volta dimostra la sua grandiosità e la sua forza attraverso un film contro la guerra, antibellico completamente. Come ho detto, il film è qui sotto e a voi scoprire appunto questo Fire is All the Plan Nobi e vedere insomma se vi garba. Per me è un film eccezionale, sperando che si trovi, dovrebbe essere in casa di tutti, sperando, ripeto, che si trovi, perché è ancora inquietante il fatto che nel 2021 io debba dire che Tsukamoto in Italia praticamente si trova quasi in cazzo, una tristezza unica. Passano ben 4 annetti prima che il nostro Tsukamoto riesca a portare sullo schermo un altro film, e qui siamo di nuovo un altro film di genere, siamo un film in costume, metà dell'Ottocento, è un film di samurai, è la storia di un giovane samurai errante, Suzuki, che è fermo in questa città di contadini, in questo piccolo paesino di contadini, dove da una mano aiuta e fa il suo lavoro con tranquillità, proteggendo anche appunto gli stessi a seconda di loro, perché comunque è un samurai e tutto il resto, e in questo fa amicizia con un ragazzino e si innamora della sorella dello stesso e ne ha un'attrazione fisica enorme. Questo ragazzino vuole diventare un samurai e il nostro gli dà delle lezioni e gli insegna. Tutto sembra viaggiare su questo piano liscio, dove la cosa che sembra più evidente è l'amore che potrebbe serpeggiare appunto sul nostro samurai e la nostra ragazza, finché non arriva nel villaggio un samurai più adulto, un anziano che praticamente sta decidendo di mettere su una serie di banda, una serie di samurai guerrieri appunto per partire ad andare alla capitale e fare una guerra civile e spezzare il governo che c'è adesso. Il nostro giovane decide di accettare, stanno per partire lì per lì, ma arriva una banda di predoni e che sgomina e cambierà tutte le cose in causa, perché insomma succederanno dei grandi casini, anche per colpa in realtà appunto del vecchio samurai che agisce verso un codice che non tutti rispettano ormai più. Allora, va detto subito che Tsukamoto vi dimostra una maturità registica allucinante e fa il suo film di samurai. Allora, le riprese, seppur con la macchina a mano, sono meravigliose, molte veramente riflessive, quasi un camerspiel, un thriller da camera in un certo senso, questi rapporti uomo-donna, questi rapporti intrafamiliari, questi rapporti con tutti i contadini, quest'idea di queste risaie gigantesche che spezzano i campi stretti che il nostro utilizza in quasi tutto il film, con una fotografia veramente magistrale e una musica eccellente come al solito del maestro Ishikawa, che qui fa un lavoro eccelso. È un film per me di quelli bellissimi, cioè, ripeto, fa il film di samurai, lo fa a suo modo, perché se si pensa subito all'inizio del film, dove vediamo una fornace che batte sti martelli in questo montaggio incredibile, questa musica meravigliosa, dove questo montaggio è, diciamo, che è vicinissimo alle opere primordiali dello Tsukamoto, più Tetsuo, più violento in un certo senso, più Tokyo Fist, questo montaggio, questi colori si mescolano poi ad inquadrature più lente quando la spada viene unita finalmente alla carne che viene presa in mano, insomma si capisce che l'uomo con questa spada è stata fatta essenzialmente solo per uccidere, come diceva Tori Hanzo. Il problema è che il nostro samurai, noi scopriremo giovane, che fa tanto il guapo, in realtà non ha mai ucciso nessuno e questo procurerà ancora grossi guai. E ripeto, è un film essenziale, le inquadrature per metà del film sono molto moderate, molto quadrate. Il nostro Tsukamoto racconta questa storia con una classe ed eleganza unica, la sua regia si trasforma, diventa sinuosa, la macchina a mano è sempre presente e lo sguardo dello spettatore è sempre più presente quasi di quello dei protagonisti. In questo senso poi è interessante il voyeurismo, un'altra volta visto come appunto modo per cercare di sfuggire e cercare di non capire, come era stato per Snake Ajun il marito, il voyeurismo, l'idea di guardare. Non è un caso che il combattimento che noi vediamo all'inizio fra il vecchio samurai che sta arrivando e la sua vittima, lo vediamo attraverso lo sguardo di loro che sono nascosti e non riescono a volersi far vedere, e noi siamo nascosti con loro e non vediamo quasi il finale di tutto dei combatti, questo combattimento. Ma questo voyeurismo continua appunto nella masturbazione del nostro, continua nell'idea appunto anche del maestro, che quando arriva, visto che samurai anziano, guarda e osserva anch'esso, e noi siamo allo stesso punto di vista, i due che si
allenano il ragazzo e il nostro, e che viene scelto anche il ragazzo stesso per andare in battaglia con loro, e questo sconvolgerà tutti i piani sia del paesino, che verrà comunque messo nel mezzo, ora non vi sto a dire tutto. È un film che purtroppo al solito è inedito in Italia, si trova la versione estera, speriamo bene, lo metto qui sotto, Zan Killing, da noi del 2018. Questo è un film un'altra volta memorabile, un cast meraviglioso, Sosuke Ikemitsu a fare il nostro protagonista Suzuki, una perfezione dallo sguardo fiero al pianto, alla paura, Aoi a fare Yu, bellissima e bravissima la sorella appunto del ragazzino che vuole diventare samurai, che qui è interpretato da Ryusei Maeda, che appunto fa Ichike, questo ragazzino, e poi per ultimo Tsukamoto, che qui fa Sawamura, appunto il, diciamo, il cinquantenne, il sessantenne, l'anziano, il samurai anziano, perché ormai purtroppo anche per Tsukamoto gli anni sono passati, costumi meravigliosi per i combattimenti con la macchina a spalla, mai visti girati così, niente virtuosismi alla Hong Kong e nessun quadratura alla giapponese, ma proprio macchina a mano e montaggio frenetico per un modo di raccontare dei combattimenti in modo crudissimo, tra l'altro, e come è crudissima la scena dello stupro, una scena meravigliosa con lui che sta a guardare e lì crolla tutto, lì crolla un mondo, un finale a dir poco esagerato, si può dire una bomba, un finale che ti esplode addosso, per una riflessione sull'animo umano un'altra volta che non sfugge perché ha sempre, attraverso appunto questi personaggi che sono mezzi perdenti in realtà, più per strato sociale e per modo di vita di un certo tipo di Giappone che per scelta, perché non hanno altro da fare, non possono fare altro, e qui insomma il tutto è veramente espresso e cercato dentro un romanzo storico, una storia di samurai, appunto, a un certo punto anche un film d'azione, perché è molto movimentato in alcune parti. Con Tsukamoto i temi sono gli stessi, il nostro che non riesce praticamente ad avere anche quando, io non voglio dire di più, però quando insomma si masturba non è che poi abbia proprio un'erezione fantastica, uno che vive di questo complesso, che appunto poi non a caso la spada a livello fallico, ma è un film che mette in scena tutte le altre, come ho detto, idee appunto di Tsukamoto, la carne e il metallo che vediamo all'inizio, il metallo come estensione di noi, e l'idea di uccidere, l'idea della possessione di quest'arma, non solo per la bellezza dei movimenti che noi vediamo quando fanno gli allenamenti, ma proprio per l'idea che possa togliere la vita, è una cosa terribile appunto per il nostro protagonista. E non è un caso che Tsukamoto abbia dichiarato che questo è un film politico contro il governo fascista giapponese, che voleva continuare a utilizzare ancora di più armi, a uccidere ancora di più. Questo è un film appunto sulla morte, sul perché tutti vogliono uccidere, il nostro no. E la cosa splendida è che nel film quello che sembra avere torto è quello che non vuole uccidere, il nostro protagonista, che in realtà non vuole uccidere, non per vigliaccheria, ma proprio perché non vuole essere messo dentro un circolo vizioso per il quale sembra non uscire mai. Ecco, è un po' come l'intellettuale che non ha mai ucciso della guerra di Fires on the Plan. Qui siamo di fronte a un'idea appunto di antimilitarismo, antibellica, che è ancora più potente della guerra stessa. La distrugge alla base, distrugge alla base il pensiero della morte, il pensiero della violenza e della follia omicidia. Qui in tutto sto cazzo di film sono tutti violenti, hanno voglia tutti di uccidere, compreso il ragazzino, con questa voglia di andare in guerra, questa voglia di brutalità, specialmente la società giapponese, è una cosa che Tsukamoto probabilmente non sopporta nel suo essere così punk e anarchico, nel suo voler così a tutti i costi smontare un sistema di vita che sembra sempre quello lo stesso, anche quando ambienta un film a metà dell'Ottocento, anche quando ambienta un film di un paese in quel periodo in pace, ma che in pace in realtà non lo era, perché era perseguitato da appunto predoni che devastavano tutto quello che potevano, anch'essi interpretati benissimo. Zan Killing, da noi del 2018, è purtroppo la sua ultima opera, non ultima per risultati, perché è un film secondo me eccellente, un film clamoroso, anche questo un film che si svolge sempre più in maniera intima, sempre più in maniera umana, fino alle esplosioni appunto di violenza. È una ricerca del nostro Tsukamoto un'altra volta di scandagliare l'inconscio umano, tirarne fuori il peggio per cercare di capire che cosa potrebbe essere in realtà il meglio, ed è questa la grandiosità del film, che naturalmente un'altra volta fa del dolore della passione e della mancanza appunto dell'incontro fra due persone il punto fulcro per la mancanza appunto di umanità di tutto il contesto sociale che è intorno, e che in realtà, ripeto, è quasi tutto chiuso fra poche mura, tranne dei grandi squarci dove troveremo appunto anche un po' di respiro a livello cinematografico, perché qui secondo me Tsukamoto ha voluto tornare un po' a stare attaccato ai suoi personaggi, a cercare di utilizzare il digitale in maniera perfetta. La fotografia è, come ho detto, è magistrale, lo ripeto al solito, e quindi un'altra volta si rimane a
bocca aperta e ci si gode questo Zan Killing in modo esemplare, sempre che, come al solito, qualcuno riesca a trovarlo. Metterò il link qui sotto se c'è, perché ogni volta che mi si dice no, ma i film da noi arrivano, la prodistribuzione, non c'entra un cazzo lo streaming. Infatti questi ultimi proprio di Tsukamoto manco si vedono, perché tanto ormai nessuno li vuole qua, perché o li scaricano illegalmente oppure nessuno pensa che ci sia mercato. Sarebbe il caso che, se qualcuno vede questo mio video di qualche casa, cosa molto improbabile, cerchi un po' di sdoganare Tsukamoto e ci porti questo Zan Killing, perché è uno dei film samurai più belli della storia degli ultimi 40 anni giapponese. Un film di una potenza immane che parla di 6.000 cose, lo fa un'altra volta attaccando la società fascista giapponese di diritto e di ghignata, e creando un autore che a questo punto, in realtà, dirà appunto della sua montaggio frenetico all'inizio, in alcune battaglie così, cerca un'altra volta di trovare soluzioni visive, estreme sì, ma razionali, sul racconto che lui in quel momento ha intenzione di donarci. Questa volta ci dona un racconto veramente lineare, veramente bellissimo, e con una serie di personaggi secondo me indimenticabili. Nel 2018, ennesimo film per il sottoscritto capolavoro, poi guardatelo, ditemi se non troviate, fate come cazzo vi pare. Per me questo Zan del 2018 appunto chiude per ora questa monografia, perché film purtroppo Tsukamoto non ha fatti altri, ma come ho detto, magari ora post-Covid ci delizierà con altre opere di questo livello. Tornate su Patreon, dalle solite cose, mi fate un gran favore, e poi voi iscrivetevi al canale, mi piace, seguitemi su Facebook, Instagram, e poi si vedrà Twitch se sarà il caso. Ma insomma, tutto questo è niente, tutte queste parole sono niente, l'unica cosa che conta sono i 17 film di cui vi ho parlato di Tsukamoto. Li dovete vedere tutti, collezionare tutti e parlarne ai vostri amici, perché è un genio assoluto, e questo Zan 2018 appunto è qui a ricordarcelo un'altra volta. Portato a casa Tsukamoto, sono stato felicissimo di fare questa monografia, spero che vi piaccia, spero che vi avvicini a questo grande regista giapponese. Il prossimo video saranno i consigli del mese, poi per il resto consigli musicali o altro, e poi dovrò prepararmi per il solito video fiume del meglio e il peggio, che uscirà probabilmente a gennaio. E insomma, questo video si conclude così, con i soliti saluti, come ho detto, a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male. Un saluto a tutti, ci si becca in negozio come potete, come avete visto questa monografia è stata girata un po' qui, un po' in negozio, e il solito, insomma, abbraccione e bacio gigantesco a mia moglie, senza la quale questa monografia non mi sarebbe nemmeno passata per la testa, e nemmeno di fare quel meraviglioso albero. Quindi buon Natale a tutti in anticipo, ci si becca al prossimo video, una settimana giusto lungo, e poi nel mezzo i Patreon come al solito. Buona Ugo da Livorno è tutto, non siamo qui in via Magenta 85 a Livorno stavolta a chiudere il video, ma siamo a casa mia personalmente, ma in meta è girato appunto là, Videodrome, dove dovete venirmi a trovare se avete voglia. Il 9 di dicembre chiudo qui e sono allo Zighi la sera a parlare di cinema e animazione con Tommaso Nicolosi. Vi aspetto tutti il 9 a Torino alle 21 di sera, presumo, allo Zighi appunto. Vi aspetto tutti allo Zighi Club a Torino, non mancate, perché sarà una serata secondo me di belle bomba. Un abbraccione di nuovo a Ele, ci si becca alla prossima.